Aspetta, mi devo queste cuffie. Un attimo. Stacco un attimo il mio microfono, eh. Ok. Anch'io arrivo subito, eh. Stacco il microfono. Siamo in diretta. Benissimo, siamo qui Lascio la parola a Francesco. sì, siamo qui in diretta per un po', diciamo, raccogliere quelle che sono le domande di coloro i quali in questo momento hanno ricevuto le schede elettorali all'estero. Questo perché? Perché, diciamo, all'estero rispetto all'Italia si vota in anticipo. La legge prevede che si voti, che le schede vengano inviate entro il 6 febbraio e si ha tempo fino al 21 di febbraio per riconsegnarle al consolato. Quindi ricordiamo che le schede devono arrivare in consolato entro il 21 febbraio. Il voto come avviene fisicamente? C'è un plico, in questo plico elettorale ci sono due schede, una per la Camera e l'altra per il Senato. Su queste schede si troverà i simboli dei vari partiti. Tra cui quello del Movimento 5 Stelle. La differenza importante che Aspetta, rispetto. scusa, Sì. perché non mi è partito l'audio, Ah, ok. tanto per cambiare. Dai, ora ci siamo. Rinizia pure, grazie. Allora, ciao a tutti, spero che questa volta si senta. Siamo qui per raccontarvi un po' come si sta evolvendo il voto all'estero. Fondamentalmente all'estero si vota per posta, quindi si vota in anticipo rispetto all'Italia. Le schede elettorali devono essere inviate entro il 6 di febbraio, quindi lo scorso mercoledì bisognava che fossero inviate. Quindi la maggior parte delle persone che vivono all'estero dovrebbero averle già ricevute e qualcuno avrà già votato. In questo plico elettorale cosa si trova? Cioè, ci sono le due schede, quindi c'è una per la Camera e l'altra per il Senato. Poi ci sono i fogli che contengono i nominativi di coloro i quali si sono candidati, li ho qui così ve li mostro. Non so se li si riesce a leggere. Questa per esempio sono i nominativi e le liste che si sono presentate nella circoscrizione Europa, nella circoscrizione Europa. Quindi abbiamo ben 9 liste. E per quanto riguarda invece il Senato, ce ne sono. Se si vede, se si riesce a leggere, ce ne sono 7. Quindi, come si vota all'estero? Si vota praticamente sempre per posta, perché si riceve questo plico. Dentro questo plico, oltre ai nominativi, troverete anche le buste, due buste, una dove inserire le schede elettorali una volta votate.
ricordiamo che all'estero, a differenza dell'Italia, c'è anche il voto di preferenza. Quindi oltre a poter marcare il simbolo, si può inserire il nome del candidato, di due candidati per ciascuna lista preferita. Quindi come fisicamente si vota? Si ritaglia il certificato elettorale, la striscia del certificato elettorale, e si inserisce in una busta. Questa è la prima operazione. La seconda operazione è inserire invece le schede elettorali nella seconda busta. Quindi si hanno due buste preaffrancate, una nella quale vanno inserite le due schede elettorali una volta firmate, e l'altra il certificato elettorale. Queste buste vanno inserite in un'altra busta che le comprende e rimandate in consolato. Poi sarà il consolato a consegnarle quindi a Roma, dove verranno scrutinate insieme a tutte le altre dopo le elezioni, quindi dopo il 24-25 febbraio, cioè quando insomma verranno scrutinate le altre liste. Se ho sbagliato qualcosa, Daniela, puoi correggermi? Ok. Io quindi se avete domande al riguardo, diciamo, questi aspetti tecnici di voto, che comunque sono inusuali per chi ovviamente vive in Italia, potete chiedermi, così insomma cerchiamo di rispondere alle domande. Quindi io dovrei praticamente mandare la mia busta col voto direttamente, a mandarla al consolato per posta, oppure anche portarla a mano, se non sbaglio. Ma noi stiamo consigliando, dato che comunque si deve votare in forma, tra virgolette, anonima, quindi la busta va inviata, con la busta preaffrancata va inviata al consolato. Però, oltre a inviarla per posta, si può portare direttamente e inserirla nella buca del consolato per evitare che si perda per strada. Quindi noi consigliamo, insomma, per chi ha il tempo di farlo, di andare direttamente in consolato e accertarsi che la busta arrivi in consolato, perché poi da lì sarà la loro responsabilità far sì che queste buste arrivino in Italia. Molto interessante. Volevo farti una domanda, visto che ho la possibilità di fare un paio di domande ai candidati. Diciamo, oltre al voto all'estero, che è una cosa che mi interessa, in quanto ho ricevuto le schede e devo votare, dovendo votare, volevo chiedervi, qualora veniate eletti, cosa avete intenzione di fare per il rientro degli italiani all'estero, come me, come voi. Beh, questa sicuramente è una bella domanda, anche perché diciamo che noi come eletti faremo parte comunque del gruppo del Movimento 5 Stelle, che comunque si batterà per tutte portare avanti quelle istanze che abbiamo portato avanti sinora, cioè quando si tratta le promesse che abbiamo fatto, cioè quella di ridurci lo stipendio, di non prendere rimborsi elettorali, sicuramente saranno le prime cose che faremo, nel senso che l'idea è un po', diciamo, di non inventarci nulla, ma di ripetere quello che si è già fatto in Sicilia, cioè dove si è creato un microfondo per le imprese, per le microimprese, dei fondi anche magari per i giovani, che possano in qualche maniera poter evitare di scegliere il primo lavoro e in qualche maniera riuscire a crearsi un'attività, non dover in qualche maniera cedere al mercato, insomma, subito. Queste un po' sono le iniziative verso i giovani. Un'altra cosa, per esempio, per quanto riguarda l'università, per i ragazzi che si stanno iscrivendo adesso all'università, sarebbe creare dei percorsi di alternanza all'università, che in qualche maniera possano dare la possibilità di entrare nel mondo del lavoro già durante un percorso di studi. Questa è sicuramente un'altra proposta molto interessante.
insomma, non, nulla di nuovo rispetto a quello che diciamo da sempre, insomma, un maggior coinvolgimento da parte dei cittadini nelle scelte per poter decidere insieme. Sì, Daniela, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, l'italiano all'estero che va via come noi che siamo giovani è una bella domanda quella che hai posto, Patrick. Intanto bisogna veramente, secondo me, analizzare i motivi per cui vanno via i ragazzi e fondamentalmente perché non trovano lavoro. Ora io non è che posso fare promesse elettorali, visto che siamo al voto, non è nello spirito del movimento, però penso che delle soluzioni si possono trovare. Il fatto magari di chiedere già agli italiani all'estero, come noi che ci stiamo candidando, che abbiamo come scopo principale quello di portare le nostre competenze in Italia e comunque a sapere che la base del Movimento 5 Stelle è quella di costruire insieme un programma e delle soluzioni condivise, penso che gli italiani stessi all'estero debbano partecipare e contribuire a questo tipo di programma e quindi vedere di raccogliere magari quelle che sono le istanze in Europa e nel resto del mondo sul perché le motivazioni dell'immigrazione e capire che soluzioni si possono trovare per farli rientrare. Abbiamo dei ricercatori nel Meetup Europa che parlano appunto di come evitare, hanno bellissime idee proposte sulla riforma dell'università per quanto riguarda la ricerca, quindi sappiamo che tantissimi giovani vanno via perché all'estero riescono a fare ricerca e fare un dottorato in modo senza dover essere raccomandati in università. Quella può essere una delle proposte, ma comunque ce ne sono tante, i problemi sono comunque differenti, ci sono vari tipi di emigrazione, non c'è solo quella studentesca, e quindi bisogna valutarle tutte, cioè insieme. Proposte ce n'è, poi bisogna capire appunto come attuarle in modo più rapido possibile. Ma ricordo che Beppe la prima cosa che dice è che noi torneremo in massa, ed è vero che molti italiani all'estero hanno questo desiderio adesso. Sì, te lo posso confermare. Secondo me la cosa più difficile è rimanere lontano dalle tue persone, dalle tue abitudini e ricominciare in un altro paese, solo perché in un altro paese adesso puoi crescere professionalmente. Onestamente non mi importerebbe prendere uno stipendio minore e tornare in Italia, a patto che io riesca a crescere, riesca a fare il mio lavoro nella maniera giusta. E per quanto dicevate a proposito della collaborazione tra l'università e il lavoro, tra la ricerca e l'impresa, credo sia davvero molto importante, perché i paesi europei che crescono, e non solo europei, hanno degli alti tassi di integrazione tra quella che è la ricerca e quello che è il mondo dell'impresa. E non sono molto collegati, ci sono delle figure chiamate gatekeepers, anche me le hanno spiegato in un corso di economia, che si occupano di fare confluire fondi nella ricerca e di far tornare fuori prodotti finiti per il mondo dell'impresa. E certo, ma infatti questi sono degli esempi positivi, insomma, che si trovano in Europa, cioè che comunque andrebbero seriamente presi in considerazione. Purtroppo quello che avviene è che molto spesso vengono accantonate le buone idee e si va davanti mettendo solo delle pezze. Questo è un po' quello che sembra che avviene in questo momento in Italia. L'idea è riuscire in qualche maniera a cambiare rotta senza cercare troppi compromessi a ribasso, ma puntando, insomma, verso una meta che possa essere, insomma, ben definita. Quindi più spazio, sicuramente più spazio ai giovani, insomma. Sì, ricordo che fino a pochissimo tempo fa non sapevo neppure che ci fosse una specie di contributo, una detassazione statale per gli emigrati che sono all'estero da oltre 2 anni.
Bah, sì, questa è una legge che è stata introdotta da poco, che si chiama il rientro dei talenti, che praticamente prevede che se si è stati almeno 20 per 24 mesi all'estero, quindi diciamo lavorando, quindi bisogna comunque dimostrare di aver lavorato, di aver avuto un contratto di lavoro oppure di aver conseguito un titolo di studi per 2 anni, quindi tipo un master. Si può rientrare in Italia avendo un'agevolazione fiscale che in qualche maniera rende conveniente al datore di lavoro l'assunzione di italiani che vivono all'estero. Questa agevolazione dovrebbe durare per 3 anni e prevede una deduzione fiscale del 70% per gli uomini e addirittura dell'80% per le donne. Sicuramente questo è un primo approccio. Ovviamente non per coloro i quali hanno degli stipendi all'estero molto più alti, probabilmente anche con queste agevolazioni fiscali, non è che diciamo, ci saranno dei vantaggi, cioè dei reali vantaggi. Però sicuramente è un segnale positivo per dire agli italiani che sono all'estero, se volete rientrare, noi un aiuto ve lo diamo, cioè un vantaggio rispetto a chi rimane in Italia, che comunque non ha maturato, non ha maturato una certa esperienza lavorativa, cioè quindi premiare l'esperienza lavorativa fatta all'estero. Sicuramente questa è una cosa che è stata fatta, adesso vedremo perché è partita da poco, moltissimi non lo sanno, bisognerebbe fare molta più informazione e vedere se effettivamente sarà utilizzata, sarà dalle nostre aziende che vivono in Italia. Che comunque sono loro poi che devono assumere gli italiani, sia che vivono all'estero che vivono in Italia, quindi molto dipende anche da loro. Sai cosa? A me è sembrato di vedere che le imprese in Italia sono un po' ingessate e voglio dire, diciamo, c'è un certo problema nella promozione dei talenti e secondo me c'è qualcosa da fare anche in questa direzione. Diciamo che a volte capita che se un manager è in una certa posizione, tende a non fare salire di posizione, a non dare responsabilità a delle persone nuove, magari giovani, che sono anche brave. Questo secondo me è un problema. Io vedo questa grossa differenza al lavoro dove sono ora, quindi qui in Olanda, rispetto al lavoro dove ero prima. Sarebbe utile mettersi un sistema di, come si chiama, meritocrazia, cioè un sistema che permetta a chi è bravo di salire, di crescere. No, certo, sicuramente questi sono i problemi più lampanti che si vedono sia nel mondo del lavoro ma anche quello dell'università, cioè che comunque conti in questo momento avere, cioè conti veramente poco il merito in Italia per farsi strada. Su questo sicuramente Solo. c'è tanto da fare, insomma. Io però vorrei spostare un po' la discussione su quelle che sono le esigenze degli italiani all'estero. Io no, non so se c'è qualcuno che è collegato in questo momento e che vuole fare delle domande in chat a cui vogliamo rispondere, perché per esempio proprio in questi giorni si stanno tenendo all'estero diversi incontri, anche le tribune elettorali che sono passate su Rai Parlamento, i temi trattati più cari agli italiani all'estero, a parte quelli dei giovani ovviamente, che sono tantissimi che si stanno trasferendo, sono quelli legati ad esempio all'IMU, oppure alla chiusura dei consolati, oppure alle istituzioni di rappresentanza che ci sono qui, ai comitati, ad esempio i comites che moltissimi italiani che vivono in Italia non conoscono. I comites, lo ricordo, sono i comitati degli italiani residenti all'estero che vengono eletti proprio dagli italiani che vivono all'estero. Quindi non hanno un potere legislativo, sono solo degli organismi di consultivi, insomma, che comunque danno delle indicazioni alle istituzioni italiane su quello che avviene all'estero.
però fondamentalmente esistono in molti casi, nessuno lo sa. Esiste anche il CGA, che è il consiglio che viene eletto dai comites degli italiani residenti all'estero, che in qualche maniera tiene ancora un consiglio ristretto che tiene dei rapporti ancora con i nostri parlamentari che vengono eletti all'estero e con le istituzioni italiane. Quindi ci sono delle questioni che care agli italiani all'estero, che molto spesso chi vive in Italia non conosce. In ogni paese ci sono questi, per esempio i consolati, che adesso per una riduzione del budget che gli è stato concesso si stanno riducendo, quindi c'è molto malcontento tra coloro che vivono all'estero, perché si vedono ridurre i servizi. È un po' come se il comune chiudesse degli sportelli, fondamentalmente. Quindi vorrei sapere, insomma, se c'è qualcuno in diretta, in chat, che vuole fare domande. Francesco, sì. Ti lascio nella nostra chattina, sì, le domande che mi arrivano da, sì. Sì, dagli, cioè, amici, Emanuele, dagli amici che ci stanno guardando. Okay. Emanuele Dri chiede se pensa che il futuro delle nuove generazioni sia ancora all'estero, o se possa esserci un'inversione di tendenza. Personalmente io auspico e spero un'inversione di tendenza nel breve termine, o almeno che l'immigrazione giovane che venga fuori sia solo per arricchirsi culturalmente all'estero, non sia per scappare all'estero. Spero che ci sia, se il governo, se riusciamo magari a avere non una maggioranza di governo come il Movimento 5 Stelle, ma almeno una massiccia presenza in Parlamento, penso che si possa discutere più efficacemente. Scusate, mi scuso, ma il mio bambino è... Allora, un'altra domanda. Ho mandato i documenti per l'iscrizione all'AIRE al consolato ad Amsterdam, ma non ho ancora ricevuto niente, neanche una notifica. Ora la domanda è: posso ancora votare in Italia settimana prossima, ammesso che riuscirò a scendere? A questo credo di poter rispondere in qualche maniera. Mi spiego. Una volta che tu hai fatto domanda al tuo comune italiano, tipo io vengo da Imola, ho fatto domanda al mio comune di Imola per iscrivermi all'AIRE, e dopo questo mi dovrebbe arrivare una lettera dal comune di Imola certificandomi che io sono emigrato e risiedo all'estero. A quel punto sono iscritto all'AIRE e riceverò per posta i documenti elettorali per le votazioni dall'estero. Se il consolato non ti ha ancora confermato, o il tuo comune originario non ti ha ancora confermato, ok, sei un emigrato italiano iscritto all'AIRE, probabilmente per votare devi andare al comune italiano in quanto non sei ancora residente AIRE. Sì, allora posso spiegare io più in dettaglio questa questione legata ai praticamente per votare all'estero bisogna essere iscritti all'AIRE, ma non è sufficiente essere iscritti all'AIRE, perché l'iscrizione presso il consolato viene, una volta fatta, viene comunicata al comune, all'ultimo comune di residenza in Italia, che ha il proprio ufficio AIRE in Italia. Questa iscrizione poi fa sì che il comune possa comunicare al Ministero degli Interni che una determinata persona adesso è residente all'estero, cioè che quella persona non è più residente in Italia. Una volta fatto questo, viene inserito nelle liste elettorali estere. Quindi se non ci sono, diciamo, se non c'è il tempo necessario di fare questi passaggi, c'è la possibilità che una persona che si iscrive all'AIRE non sia nella lista elettorale, quindi le liste non si sincronizzano automaticamente, non sono allo stesso, quindi c'è la possibilità che una persona che si iscrive adesso all'AIRE non sia nella lista elettorale, quindi debba andare, tornare in Italia a votare. Certo che se non si è nella lista elettorale all'estero si può votare tranquillamente in Italia. Cioè in una lista bisogna essere per forza,
se non, sia, non, sia, non hanno fatto in tempo a inserirti nella lista elettorale all'estero, dato che comunque le schede sono state già inviate all'estero, sicuramente tornando in Italia si potrà votare. L'unico inconveniente è che bisogna necessariamente tornare in Italia. Ci sono altre domande a proposito? Se mi date una mano a leggerle. Sì, sto guardando il canale. Io perché avrei una domanda, però sì, è relativa a un argomento di cui abbiamo discusso in precedenza con Daniela. E forse è meglio dare un'occhiata alle domande che sono in chat. In ogni caso, la domanda è relativa a come verranno utilizzati i rimborsi elettorali, diciamo per le imprese, invece che essere assegnati a un partito, come è stato dichiarato prima delle elezioni. Ma per quanto riguarda il fondo che è stato creato in Sicilia, è stato creato un fondo con il 70% delle retribuzioni dei consiglieri regionali siciliani. Quindi questo fondo servirà a finanziare le microimprese siciliane. Quindi adesso attualmente non si sa con quali criteri questo fondo verrà utilizzato, però serve in qualche maniera a far sì che le imprese non chiudano, dato che solo quest'anno, insomma, tantissime imprese hanno chiuso, quindi si sono persi di conseguenza moltissimi posti di lavoro. L'obiettivo del Movimento 5 Stelle è quello di non lasciare nessuno indietro e permettere che insomma, queste imprese possano continuare a stare sul mercato, cioè a riuscire a sopravvivere, per far sì che non si perdano posti di lavoro. Non so se ho risposto alla tua domanda. Sì, quindi i fondi la mia domanda era dove destinati i fondi dei rimborsi elettorali. La risposta è al microcredito, perché per fare in modo che le aziende non chiudano. Esattamente, diciamo che questo è lo scopo. Lo scopo è quello di cioè aiutare queste piccole imprese, che sono comunque la colonna portante, no, dell'economia italiana in questo momento, aiutarle a non chiudere, perché se facciamo sì che tutte le piccole imprese italiane chiudano, poi alla fine non ci sarà più nessuno neanche che sarà in grado di pagare le tasse. Sì, purtroppo. Dimmi. Se c'è qualche domanda riguardante, diciamo, gli italiani all'estero, perché così ne parliamo. Io volevo fare una. Volevo dire, come italiano all'estero, mi sono trovato molto bene nell'esperienza di poter contattare direttamente le persone del movimento, di poter contattare direttamente il candidato, cosa che mi sembrava fosse più difficile in Italia, forse perché avevo una visione diversa. Ma queste possibilità di contattare le persone, di contattare anche i candidati, esistono, ci sono anche per chi abita in Italia. Forse questo non è molto chiaro, lo dico da esperto utente di internet. Magari non è molto chiaro che è possibile interagire direttamente ed entrare in contatto con le persone che attivamente si danno da fare per i cittadini. Sì, infatti questo è il nostro punto di forza, nel senso che quello che il Movimento 5 Stelle vuole fare è proprio mettere in atto la democrazia diretta, cioè senza intermediari, far sì che il cittadino possa interfacciarsi direttamente con l'eletto, con il suo portavoce, e cercare di capire se ci sono delle possibilità per portare avanti delle proposte. Molto spesso però questi strumenti diciamo dalla politica tradizionale non vengono presi in considerazione, perché ovviamente metterebbero in difficoltà i candidati, che comunque devono in qualche maniera rispondere poi a questioni
dirette con che la gente comune ti chiede, quindi sicuramente non fa comodo per la vecchia politica utilizzare questo tipo di strumenti, anche perché chiedo scusa Francesco, purtroppo sì. Vi devo togliere dalla diretta perché ho Beppe in diretta in questo momento. Perfetto. Sono arrivati all'improvviso, voi continuate perché viene registrato l'ingout. Ah, benissimo. Quindi lo passeremo poi in differita, ma vi devo lasciare perché ovviamente non c'è nessun problema, Fulvio. Beppe alla viene prima. Ok, a presto. Ok, a dopo. Quindi stavo dicendo che comunque questi sono degli strumenti fondamentali di cui si potrebbe veramente... Ciao Silvia! Ciao! Ciao, mi vedete? Sì, ah, Silvia. Grande Silvia! Come stai? Silvia. Scusate, ancora un attimo. Silvia, ti lascio un attimo le redini della gestione perché mi è andato in diretta Beppe all'improvviso. Sì, sì. Non era previsto, poi invece hanno deciso di andare, quindi ho dovuto passare la diretta sulla cosa. Però questo hangout va avanti, viene registrato e lo passeremo poi in differita. Ok? Bene. Grazie, bene, scusate. Se hai altre persone da invitare va benissimo. Ok. Okay. Ciao Silvia, allora. Ciao ragazzi. Come va? Ciao Silvia! Ciao Dani! Ciao Francesco e Patrick, non l'avevo mai visto. Patrick. Ciao Silvia, Patrick dall'Olanda. No, anche te! Sì, pure te? No, ci ho vissuto in Olanda. Ah, bella l'Olanda! E dove sei quando stata? Era l'altro ieri sera, no, era l'altro ieri che eravamo di nuovo qua. Con Eugenio, adesso ho perso il cognome, non me lo ricordo. Comunque Eugenio è un nostro grandioso che vive. Chi è? Il bimbo? È sempre lui. E quindi niente, lui mi diceva era di Leiden, ha vissuto a Leiden, che non è molto lontano da Amsterdam. Tu dove vivi, Patrick? In Olanda dove? Io vivo a Laia, Den Haag, c'ha tanti nomi. Ah, Den Haag! Sì. Aspetta che metto. È una città molto internazionale, non come Bruxelles, ma è il centro, è uno dei centri della giustizia, della legalità al mondo. Sì, Den Haag. Come ti trovi là? È molto bello perché si respira aria internazionale. E anche le persone mi piacciono gli olandesi, sono persone dirette che vanno dritte al punto, ti dicono la verità in faccia, cosa che in Italia, sai, non sempre capita. Beh, io da ex emigrata in Olanda posso dirti, sono persone eccezionali, di tante cose abbiamo da imparare davvero dagli olandesi, per altre un po' meno, cioè... Quando sento parlare dell'Olanda piuttosto che di altri paesi europei, adesso abbiamo i due testimoni proprio lì, Francesco e Daniela, sì, hanno molte cose che noi non abbiamo, ma abbiamo pure noi molte cose che loro se le scordano. Secondo me è anche un discorso di cultura, Patrick, siamo troppo abituati alla legge del più furbo, la legge del più forte... è un po' italiana sta cosa, no? Purtroppo sì. Ecco, quindi un pochino è colpa anche nostra se le cose vanno male. Oddio, c'è anche da dire che non abbiamo dei migliori esempi, eh? Ecco. Ma io, sai, quando prima di emigrare c'è stata una persona, un'intervista di Renzo Piano a Vieni via con me, che mi ha illuminato, mi ha convinto definitivamente a partire, che diceva che gli italiani devono andare per poi tornare e che siamo seduti sulle spalle dei giganti, dove il gigante è la nostra cultura, ma soprattutto la nostra capacità di comprendere la complessità delle cose.
e posso confermare che quello che identifica gli italiani all'estero non è la gazzetta dello sport sotto il braccio o le scarpe. Però credo che sia proprio questa capacità di gestire le situazioni complesse. E sempre per questo trovo che sia molto brutto, per le tante belle menti che abbiamo in Italia, trovo che sia veramente brutto non avere la possibilità di emergere nel tuo paese, secondo il Nemo profeta in patria. E la possibilità di vedere l'estero è una crescita personale, poi dopo secondo me bisogna che riesci a tornare a casa, altrimenti, cioè, se io non riesco a tornare a casa la vedo un po' come una parte della mia vita buttata. Io in ogni caso 3-4 anni torno a casa e sono sicuro che quando tornerò a casa le cose saranno cambiate, quindi non so, visto che abbiamo quelli che... visto che abbiamo qui voi i candidati, ma questo è il nostro auspicio, infatti, cioè quello di riuscire a cambiare qualcosa, insomma, dare il nostro contributo perché qualcosa cambi in Italia e poi riuscire a tornare in un paese diverso, insomma, un paese migliore. Questa è veramente, sarebbe la nostra speranza. Io prima avevo un paio di domande da fare ai candidati. Sì. Ma la prima è: quali sono le vostre priorità, così secco? Come ho già detto, per me le priorità sarebbe avere un'informazione che sia veramente libera, cioè un'informazione più equidistante, meno condizionata dai poteri politici, insomma, che in qualche maniera poi ci fanno pensare quello che vogliono loro. Quello che stiamo facendo qui è un po' bypassare tutta l'informazione ufficiale ed è questa un po' la grande forza del movimento, cioè vedere tantissima gente in piazza malgrado non si riesca, cioè non vengano pubblicizzati i nostri eventi diciamo in televisione, dove la maggior parte delle persone si informa. Quindi per me questo è sicuramente una priorità. Sì, concordo, è tremendo. Ho sentito mio babbo che abita vicino a Imola, che i suoi amici gli hanno detto: insomma, sai che c'era un sacco di gente in piazza? E mio babbo un fa: ma io non ho mica letto niente nel giornale. Cioè, babbo, è inutile, se te guardi la televisione adesso non te le dicono queste cose, poi cambierà. Quindi dicevi, l'informazione per te è molto importante. Sì, questa è sicuramente una delle priorità, perché comunque un popolo ben informato è un popolo che può, insomma, unirsi per rispondere al meglio a quelle che sono le esigenze anche economiche, le sfide, insomma, che bisogna affrontare in questo momento. Poi sicuramente, cioè, adesso una delle nostre priorità è anche la questione legata a dare una prospettiva di lavoro, quindi comunque il sostegno sicuramente alle microimprese, che comunque sono la colonna portante dell'economia italiana. Secondo me questo è altrettanto importante. Lascio la parola a Daniela, che non so se vuole aggiungere qualcosa, nel frattempo si occupa del bambino. Non ti sentiamo, Daniela. Aspetta, che attivo il microfono. Ok. Mi sentite? Sì, perfetto. Niente, sì, vorrei aggiungere qualcosa. Scusate, ma c'è il sottofondo di Leo, mi dovete perdonare. Non c'è problema. Quello che mi preme dire è che non solo, a parte quello che ha detto Francesco sull'informazione, che è fondamentale per l'arricchimento di un popolo, ma soprattutto, ecco, a me piacerebbe sfatare il mito, riuscire ad arrivare a sfatare questo mito che noi non possiamo immaginarci qualcosa di diverso da quello che ci viene proposto adesso. Non è possibile che ci vendano sempre la stessa zuppa ben pronta e ben servita, per cui le cose sono così a causa di non si sa quale problema, e così devono rimanere. Cioè, una delle cose agghiaccianti in questa campagna elettorale è stata l'agenda Monti, dove mi trovo scritto: chiunque vada al governo dovrà proseguire questa politica. Questo deve essere, ma non ci devono neanche pensare a levarci la possibilità di pensare un'altra soluzione, perché un'altra soluzione c'è. Io non ho le risposte a tutto, però non mi devi dire che non si può immaginare un mondo diverso.
perché le variabili, per esempio, per i risultati che si possono ottenere, non le sa nessuno quali sono i tipi di variabili e quali tipi di risultati. E secondo me avere la possibilità di provare a dimostrare che riusciremo ad ottenere dei risultati con il nostro tipo di politica è la prima cosa che è importante da far vedere al popolo italiano. Quindi, sai cosa? Io ho visto che dei risultati sono già saltati fuori, ad esempio in Sicilia con i finanziamenti al microcredito, ad esempio a Parma buttando in galera un paio di persone, e mi piacerebbe che continuasse, mi piacerebbe molto. Non solo a te, Patrick, anche a me piacerebbe moltissimo che continuasse così. Già solo lo scandalo Monte dei Paschi di Siena, sono sicura che non l'avremmo avuto se Pizzarotti e il Movimento 5 Stelle non fosse a Parma. Ecco, a Siena, scusatemi. È complicata gestire la parola con mio figlio, quindi vado via un attimo e ritorno. Scusatemi. Non ti preoccupare, Daniela. Silvia, no. Io prima ti avevo interrotto. In questo momento ho due dirette, sono da solo. Ti sentiamo. Delirio che non ti dico. Sì. Adesso non lo sentite più, giusto? Benissimo, benissimo. Grazie Silvia. L'ho chiuso io, povero Fulvio. È preso con tre cuffie 25.000 discorsi. Tu ci sarai a proposito, Silvia, a Roma? A Taremo, sì. secondo te a Taremo, io mancherei da Roma? Neanche no, ma infatti era una domanda retorica. Ci vengo anche a piedi, Francesco, te lo giuro, vengo a piedi. Sì, ci sarò, ci voglio essere, meraviglioso. Grande, ma grande. Mi ricordo, guarda, oggi, adesso c'è Patrick che è proprio pane per i miei denti, perché ho vissuto proprio lì, quindi un pochino l'Olanda la conosco anni fa, Patrick, quindi magari in the meantime, come si dice, nel frattempo le cose sono cambiate, io questo non lo so. Ma come già dicevo l'altra sera, prima cosa, in Olanda uno scandalo, chiamiamolo così, come il Monte dei Paschi di Siena, no, non lo sentirai mai accadere, anche perché se accadesse gli fanno un culo così, non è come in Italia. Cioè, in altre parole, secondo me il fulcro di tutto del nostro paese è la giustizia, che non c'è, che non esiste, che non funziona. Mettete voi il verbo che più vi aggrada. Ci fosse la giustizia, tutto funzionerebbe in un'altra maniera, secondo me. Io vedo che sono molto, molto schematici gli olandesi, sono, cioè, come dici tu, non ti permettono di uscire dal selciato, e se lo fai sono guai. Esatto, questo lo ricordo, sono molto più rigidi di noi anche come carattere, no? Cioè, non lo so, se vai a un ristorante, un gruppo di amici, no? Ora una sciocchezza, una piccolezza, ma da lì capisci un po' la mentalità, il modo di vivere, no? La risata è molto soft, è molto cioè c'è il sorriso, non c'è la risata bella di cuore, di gola, come possiamo fare noi. Se vedi anche una famiglia, un gruppo di amici, ne so, una decina di persone, non vola una mosca, Patrick, almeno questo è il mio ricordo. Cioè, tutti molto alla tedesca, no? Come dico io, molto così. E così come sono in atteggiamenti ludici, di divertimento, di vita in generale, lo sono anche su tutte le altre cose. E le cose funzionano. Io mi ricordo quando dovevamo fare la dichiarazione dei redditi, diciamo, cioè conveniva dichiarare quanto più possibile. In altre parole, in Olanda, più paghi le tasse, più hai un ritorno, no? Che sia sì, l'assicurazione sì. Medica... che sia loro lo chiamavano l'outcaring, ora non mi ricordo in italiano, figurati come si dice, il sussidio. Noi non è possibile questo, perché da noi comunque ricevi la sanità, e questa è una cosa bellissima. Ieri parlavo con una ragazza che lavora alle Nazioni Unite e mi diceva che il nostro sistema sociale è ottimo,
Cioè, era migliore anni fa, ma adesso sta leggermente peggiorando, secondo loro. In Olanda, dici? Mi stai parlando di Olanda, Fede? No, ti sto parlando di una ragazza che lavora in Olanda alle Nazioni Unite e mi diceva che il sistema sanitario italiano, il sistema in generale, sì, credo sia sanitario, ma non solo, il sistema di servizi italiano è ottimo. Sì. E, rispetto a loro. Il problema è che qui, te in Olanda, all'estero, ricevi la sanità, ricevi i servizi solo se paghi le tasse. Noi invece, Italia, siamo forse l'unico paese al mondo che ha l'anagrafe e dal momento che nasci, anche se rimani senza lavoro, se non fai niente, hai sempre diritto alle cure mediche. Aspetta, fermo. Hai diritto a, allora, innanzitutto adesso hanno messo sto ticket, che chiamalo ticket, praticamente ti paghi il 60 o il 70% di quello che è, che ne so, se fai una visita, vedi, no, c'è il prezzo sia lordo, cioè quanto dovresti pagare, quanto vai a pagare con il ticket, che ne so, il prezzo intero sarebbe, sparo una cifra, 80 euro, tu che paghi solo il ticket ne paghi 50. Se pensi che io già nelle tasse, nel 7,30 o quello che faccio, già pago una bella cifra per la sanità, vedi che la pago doppia, non solo. Se io ho bisogno di una visita specialistica, Beppe lo dice sempre questo, ed è verità, cioè ti senti anche dare un appuntamento per, che ne so, un anno e mezzo, a volte anche 2 anni più tardi. Questo nella sanità pubblica. La sanità, io ti parlo di pubblico, sì sì sì. Poi in Olanda, dice lei, la ragazza, in Olanda se non paghi le tasse non hai diritto all'assistenza sanitaria pubblica, no? Il che può essere anche vero, ma è anche vero che in Olanda non ti lasciano senza, come si dice, non voglio dire un introito, un aiuto, cioè in altre parole, anche il disoccupato in Olanda ha un sussidio dallo Stato, non sei mai senza un'entrata economica. Mi sto spiegando? Sì, stai in parlando di reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza, sì, ora io mi ricordo, era se rimani, se perdi il lavoro in Olanda, hai, non so, dipende da quanti anni hai lavorato, ricordo, tipo minimo 2 anni, adesso, ripeto, sto parlando roba di anni fa, hai il diritto ad avere il 70% dell'ultimo tuo stipendio, mi sembra per 2 anni, 3 anni, adesso non ricordo, non vorrei dire una cavolata. Ah, se quindi, me la dici così, cioè mi conviene lavorare no, 2 anni. No, cioè. ma veramente, io ti sto parlando, lo ripeto un'altra volta, minimo saranno 10 anni fa, però insomma l'impostazione è quella, quindi magari è vero che non hai diritto alla sanità pubblica se non paghi le tasse, ma è anche vero che io le tasse le pago perché il governo mi mette in grado di pagarle, perché io non sono mai senza reddito, quindi cioè si ritorna sempre lì. È inutile che l'Italia mi dica tu hai diritto alla sanità pubblica ma mi devi pagare, che ne so, un ticket che tanto basso non è, ma con cosa te lo pago se io non ho né lavoro né reddito di cittadinanza né niente. Un esempio stupido, l'IMU sulla casa, poi chiamala ISCI, chiamala ICUR, chiamala come ti pare, tu mi devi pagare una tassa perché hai, possiedi qualcosa, hai una proprietà, benissimo, a parte che non è benissimo, insomma, è assurdo, ma mettiamo sia lecito chiederlo, ma se io non lavoro e tu Stato non mi dai la maniera, non mi metti in grado di potertela pagare, con cosa te la pago? No, l'IMU sulla casa è una cosa che no, la devi pagare solo se ce l'hai da pagare. È una casa, la cosa più importante. Fermo. No. L'IMU, ma adesso mi è venuta l'IMU perché è la cosa più recente, Patrick, poi ce ne sono di assurdità anche qua. Mi dici, tu mi devi pagare una tassa solo perché possiedi una casa. Allora, le persone che hanno sopra un mutuo non possiedono proprio niente se non debiti. Quindi se io ho un'ipoteca perché ho un mutuo, sto pagando una banca per poterla possedere la casa al momento non è mia, è della banca, giusto? Non è sì, mia, certo, la è sulla casa, benissimo. A parte che è una tassa, secondo me, no, ingiusta, peggio, ma mettiamo sia lecita. Se io non lavoro, anche se possiedo una casa,
con cosa te la pago la tassa io? In natura? No, ma no, infatti Francesco, ma è assurdo. Allora mi potevi dire tu, questo è il problema in questo momento di tantissimi italiani, cioè. No, ma voglio dire come spiegare la proprietà. Io non sto con le mura di casa, ok, possiedo una casa, a parte che non la possiedo se sto pagando un mutuo, la possiede magari la banca, va bene, ma anche se fosse a casa mia pagata completamente al 100%, ma non ho un lavoro perché tu governo non mi aiuti né con un sussidio né con un lavoro, con cosa te la pago la tassa su una proprietà? Io con la casa mica ci mangio. Ci vorrebbe un sostegno a due livelli. Primo, se non hai il controllo su se hai dei soldi. Se non hai dei soldi, non pagare una certa serie di tasse. Secondo, un sostegno. Primo, se non hai soldi, non paghi le tasse per i servizi essenziali, casa, sanità, eccetera. Secondo, un reddito di cittadinanza che ti permette di avere un minimo di flessibilità nel caso perdi il lavoro o se devi cambiare. Per assurdo, aggiungo, per assurdo, perché le cose poi mi vengono man mano alla mente, se io non ho un lavoro e tu non vuoi darmi un sussidio, cioè già mi aiuti non chiedendomi le tasse, quindi non chiedendomi l'IMU, non chiedendomi, non lo so, le bollette, di pagare le bollette di casa, cioè inutile che mi dai 100 euro in mano, poi me ne succhi 300 da un'altra parte, quindi sarebbe già un sussidio se il fisco capisse, ok, la persona non ha un sostegno, non ha uno stipendio, non andiamo ulteriormente a rompere le scatole chiedendo soldi, cioè tasse di cosa? Cosa ti pago io se non ho niente? Cioè è lì che le persone anche secondo me vengono rovinate, cioè ste tasse sulle proprietà, cioè, ma io mica ci mangio con la proprietà, quindi è tutto un giro assurdo, assurdo. Quindi tornando all'Olanda, è vero magari quello che dice la ragazza, no? Che hai nominato prima di Denag, dire in Olanda se non paghi le tasse non hai neanche se un trovassi sostegno. Le cuffie sarebbe il massimo, cazzo, non c'ho qua. Fulvio, ti ho chiuso il microfono, Fulvio, perché ti si sente, tesorino. È meraviglioso. Comunque andiamo avanti. Patrick, mi senti? Sì, ti sento. Quindi parlava... all'estero. Sì, hai ragione. Silvia? Sì? Silvia, scusate, vi sto rimandando in diretta. Ok, siamo pronti, vero ragazzi? Fra, non si sente il microfono. La diretta di Salvo è terminata e quindi vi rimando in diretta. Cosa sto facendo? Boh. A me non mi si vede più, né? Io ho dei problemini con... No. Ok, di là mi sta chiamando Salvo, va bene, arrivo. Un attimo, vi sto mandando in diretta perché... di nuovo. Ok, okay. Vi devo salutare, ragazzi. Salvo, dimmi. Ci risentiamo più tardi. Un abbraccio. Ciao, Fra. Ciao. Ciao, Francesco, alla prossima. Eccolo. Dov'è? Fondietta è sparito. Vediamo qua chi c'è. È sparito. Io sono rientrato. Perché io sono. Ci con sono. Vengout da una parte e dall'altra. Povero Fulvio. Aspetta che come si fa? Mi si sta inchiodando. Ha chiuso anche il microfono. Sì, mi sa che l'ho chiuso, Silvia. Ma voi mi sentite a me? Sì, ti sento. Ok, va bene. Forse mi conviene chiudere il browser e poi riaprirlo, ma non ho più il link dell'hangout. Te lo mando, Patrick, non ho il tuo Facebook. Te lo mando, aspetta. Patrick.Suzzi. Scusa, Patrick. Te lo incollo qua, Patrick. Mettiglielo in chat, Patrick. Sì, grazie. Ecco. Però se glielo metto in chat, poi chiude qui e dove lo incolla? Da nessuna parte. Allora, fammi pensare.
Io se lo incollo, te fai copia. Ascolta, la mia email è... siamo in diretta? Sì. Patrick, se Silvia te lo copia in chat, tu lo copi e poi lo riusi, hai capito? Ci provo. Adesso intanto se non riesci, contatti su Facebook con me o Daniela e te lo incolliamo lì. Fai prima okay. A trovare. Bene, ecco. Ok, dammi un minuto. Ok. Fulvio è meraviglioso, guarda come chiacchiera. È lì che spicca. Povero quindi, Fulvio. Daniela, hai seguito il discorso Dimmi. Che facevo con Patrick? Ho sentito sulla proprietà. Io ho una risposta per te, Silvia, perché è una delle cose che mi interessano di più, la proprietà, il diritto d'autore, eccetera. La proprietà su tutto, intellettuale e fisica. Allora, secondo me non possiamo, sarebbe un mondo meraviglioso quello in cui ogni cittadino che nasce sul suolo della terra ne possiede un pezzo. Mi danno della comunista quando parlo così, ma tant'è, io lo penso, che per diritto di nascita siamo tutti cittadini del mondo. Detto questo, in un comune, partiamo dal piccolo, c'è bisogno di avere certi servizi. Ora, secondo me è più giusta la legge che abbiamo nella Costituzione, che dice che ogni cittadino deve supportare, deve poter partecipare alla gestione dello Stato e contribuire allo Stato in base ai propri mezzi. Quindi qualsiasi tassazione che serve per avere dei servizi deve essere, cioè dovrebbe essere equa, veramente equa. Ah, Daniela, tu hai detto ogni cittadino dovrebbe poter contribuire in base ai propri mezzi. Quindi detta così è fantastica. Se il cittadino però non ha mezzi, con quali mezzi? Ah no, deve essere... No. Allora, il cittadino che non ha mezzi deve essere aiutato da quelli che i mezzi li hanno, e vuol dire il resto della società. Ma quello è per forza, cioè deve essere così. Perché oggi posso avere io un problema, non so, posso perdere il lavoro, non avere... Domani può succedere a qualcun altro. E quindi è in uno stato di cose solidali, cioè è alla base della solidarietà aiutarsi. Ma quello è scontato, per me è anche sottointeso, non dovremmo neanche pensarci. Non è possibile che la tassazione fiscale sia il 70% per una persona che guadagna 100.000 euro al mese e sia il 70% per una persona che non guadagna niente. Cioè non è normale questo. Appunto, mi hai sentito? Io certo, cioè, già no, vorrei capire questa cosa, perché ripeto, mi sto basando sul primo, ma posso pagare anche della sanità. Patrick, che è tornato in quanto cittadino italiano che vive in Olanda, magari ce lo può confermare, perché ripeto, ho vissuto molti anni fa in Olanda, quindi magari nel frattempo le cose sono un po' cambiate, ma non penso. Comunque, lì ad esempio è molto molto forte la figura del medico, il nostro medico di famiglia, chiamiamolo così, il medico di base, no? Sì. È lui a cui noi ci riferiamo per qualsiasi cosa, cioè non ti manda immediatamente dal ginecologo piuttosto che dallo psicologo, esattamente, a fare esami, controesami, eccetera. Ti ci manda solo quando veramente non può lui stesso fare altro. Altra cosa, allora, Silvia, Silvia, scusami se ti interrompo. Allora, ti spiego come funziona in Francia, che è uguale che in Olanda. La sanità è molto bella in Francia. Io trovo che è una di quelle idee che potremmo esportare in Italia. Allora, qua esiste il medico di base, che naturalmente segue il tuo percorso sanitario, cioè il tuo percorso de soins, come si chiama in Francia, dalla tua nascita fino alla tua età adulta e prosegue nella vecchiaia. Lo Stato francese, allora, qua i cittadini francesi hanno si chiama la mutuelle di base, quindi l'assicurazione malattia di base, che la paghi quando lavori, cioè una parte del tuo lordo, dello stipendio, paga l'assicurazione malattia.
Poi ogni cittadino francese può accedere a un'assicurazione supplementare, che non è elevatissima, varia in base al tipo di rimborso che decidi di avere. Può andare da un minimo di 20-25 euro al mese fino a un massimo di 100-120 euro. Più è elevata e più hai diritto a un grosso rimborso, magari per certe spese. Se tu non lavori, lo Stato deve poterti far accedere a questa assicurazione in modo gratuito e ti fa accedere in modo gratuito. A parte quello, le compagnie assicurative, essendo in così forte concorrenza ed essendo controllatissime dallo Stato, obbligano tutti i professionisti del settore medico, dal ginecologo al dentista, ad avere un certo tipo di tariffe, cioè tariffe bassissime. Vuol dire che se io vado dal dentista qui e mi devo fare una pulizia dei denti o un'ottirazione con una panoramica, pago 25 euro, di cui 15 comunque mi sono rimborsate. E allora, cioè praticamente non permetti al professionista di speculare sulla salute del cittadino, è vietato. Ogni anno si rincontrano su un tavolo di discussione Stato, assicurazione malattia statale e assicurazioni private con i professionisti e decidono le tariffe e sono imposte. Capisci quindi che chi ha dei mezzi in più può semplicemente permettersi alcuni servizi, come dire, rimborsati in modo migliore, ma comunque tutti i cittadini ce li hanno rimborsati questi servizi. E tutti i cittadini possono accedere al percorso di cura e fare prevenzione sulla loro salute. Mentre invece chi proprio non ha mezzi, allo Stato gli assicura un'assicurazione statale che gli permette comunque di curarsi. Sì, sai cosa? In Italia purtroppo c'è il problema che tu ti fai l'autodiagnosi, ho un problema, vai direttamente dallo specialista dicendo al medico «Ah, ok, vado dallo specialista». È una specie di moda sulla medicina. Questo è sbagliato. Ma è sbagliatissimo. È sbagliatissimo. Però, aspetta, se io devo andare per vie normali, cioè tramite il medico di famiglia che mi prescrive e mi dice «Sì, signorina, lei ha bisogno, non lo so, sparare una, d'andare dallo specialista, no?» Sì. «Faccia la prenotazione tramite CUP», si va per le calende greche. Cioè, quando io arrivo, andata allo specialista, sono morta, ecco. E non solo. Vabbè, Silvia... Aspetta Daniela, devo comunque pagare un ticket che non è bassissimo, ragazzi, non è bassissimo. Allora a quel punto, aspetta, se devo aspettare un anno, sei mesi, sette mesi e spendere, non lo so, 50 euro di ticket, quando invece alzo il telefono e dopo un giorno sono dalla specialista e me ne costa 70-80, vado diretta di là e stop. Cioè è tutto un giro, no. Aspetta Silvia, perché è così? Perché tu sai benissimo che da qualche anno i soldi della sanità regionali vanno alle aziende private. Ora, io ti parlo dello scandalo in Sicilia perché lo conosco benissimo, poi non conosco tutte le regioni d'Italia. In Sicilia hanno fatto uno schifo, cioè per me andrebbero messi in galera, perché quando tu tocchi la salute della gente tu vai in galera, tu devi andare in galera e ci devi restare a vita, cioè è una cosa che mi fa andare in bestia. Hanno preso i soldi regionali dei siciliani per darli alle aziende sanitarie private e hanno mandato in malora le aziende sanitarie statali. Allora una persona e una regione che decide di far così deve andare in galera. E non c'è soluzione, tu non speculi sulla salute della gente, tu non devi permetterti di speculare sulla salute della gente, tu sei un criminale, perché la gente, e poi lo Stato dovrebbe investire sulla prevenzione. Quanto tu più hai fatto prevenzione sul cittadino prima che si ammali, tanto più hai meno cittadini ammalati e quindi eviti poi di ingolfare quello che è il sistema ospedaliero, eccetera. Però Daniele, lo sai, io ho visto in Sicilia, la politica attuale pensa, fa ragionamenti di 5 minuti, non arriva neanche a pensare ai 5 anni di governo. Questo ragionamento che richiede 20 anni, quindi persone
Ma anche 50 anni dovrebbe cittadini. Chiedere. Sono d'accordo con te. Se una volta, i vecchi di una volta, il mio bisnonno, accampavano fino a 90 anni, non credo che sarà la stessa cosa per noi che andiamo avanti a conservanti e robe del genere. Mi rattoppano fino a 90 anni. Forse. Se diventi mezzo uomo e mezzo cyber. Sì, con tanti soldi per chi gestisce queste cose private per farmi cyber. Bisognerebbe cambiare un po', dar due colpi. Assolutamente, ma guarda che la lotta alla sanità, cioè, allora, io ho letto un po' di inchieste, la mafia non si è infiltrata a venirti a chiedere il pizzo a me o a te, la mafia è infiltrata dentro, cioè il malaffare è dentro la macchina statale, e i pozzi più grossi di soldi sono gli appalti sanitari, gli appalti di costruzione sono lì dentro, cioè è lì che bisogna intervenire. Io non so come andrà a finire queste elezioni, io il sentimento che ho cioè, è molto molto forte. Penso solo che il Movimento 5 Stelle che entra in Parlamento, cioè quelli che andranno, io sono candidata, non so se andrò perché cioè non abbiamo le listini bloccati qua all'estero, mi sento di dire a chi andrà, chi è sicuro che andrà ai primi delle liste in Italia, di mettere in conto che veramente sarà una guerra, ma una guerra di tutto, a tutti i livelli, di formazione, di moralità, e di andarci con un'armatura non in piombo, ma di più, cioè in acciaio temprato, perché sarà la guerra dei loro interessi contro gli interessi di tutti gli altri. Quindi... Lo sai, Daniela, sì, vero che se vieni eletta ti toccherà di andarti a sedere a fianco delle persone che prendono 30.000 euro al mese? E tu avrai fatto una scelta molto più civica, pensando anche alle altre persone. Beh, sarà un orgoglio. Lo sai che li guarderai pensando siete delle... Dall'alto. Ok. Dall'alto li potrò guardare. Sì. Proprio dall'alto in basso e dire... C'era un discorso bellissimo di un giornalista che diceva l'unica risposta che si può dare ai politici attuali a qualsiasi dialogo è: voi ve ne dovete andare a casa. Non è populismo, non è demagogia, è voi ve ne dovete andare a casa. No, ma a casa. Prima andate a casa, poi discutiamo come si fa uno Stato. Ciao. Perché ciao. Non hanno fallito per me. ma poi, Dani, tu mi sei... Sì, dimmi. Ti sento benissimo. No, vedo tutto un po' a tratti, mi sa che sono io la mia connessione, non so. Comunque, hai tirato fuori la parola demagogia, no? Io me la sono andata, siccome sono demagogo, populista, si sente dire di continuo, mi sono andata a cercare la parolina su Wikipedia. Allora, so cosa vuol dire, aspetta. Non è brutta. Esatto, in primis non è brutta, in secondis, anche se fosse brutta, se fosse grazie alla demagogia che la mia vita cambia, che riesco a non essere più terrorizzata, come dice Beppe, ad andare a aprire la cassetta delle lettere o quando il postino mi suona il campanello che tiro degli accidenti perché dico questa è un'altra raccomandata che mi rovinerà sicuramente la vita se non il portafogli, cioè ben venga come parola. Che insistano a dire sei un demagogo, ma chi se ne frega cosa sei? Cioè Beppe lo dice, io sono per il popolo, voglio togliere queste ingiustizie, voglio che la macchina politica smetta di mangiare, ma al mangiare voglio che lo abbia il popolo, mi sembra pure giusto, no? Quindi, se questo è essere in demagogia, ben venga. Sì. Sono demagogia. Silvia, scusami Patrick, demagogia è una parola greca. Allora, l'accezione che usano i politici del significato demagogo, per loro, sai qual è? Quando dicono demagogo, che non è il vero significato, poi, è una persona che parla a favore del popolo, cioè che parla a favore e usa la retorica per accaparrarsi i voti, cioè quello loro intendono, ma non è quella la demagogia. E comunque il buonsenso è quello che dovrebbe governare le menti umane, non solo dei nostri cari politici. Il buonsenso, il bene degli altri, prima del proprio, dovrebbe essere la base di una società civile. Non parliamo neanche dell'Italia, proprio del mondo. Cioè il buonsenso di tutti.
tutti, dovrebbe essere la base. Poi se è demagogia, va bene, va benissimo, chiamateci demagoghi, a me sta bene, non mi fanno paura le loro etichette. Ragazze, prego, lo sapete, è vero che tu dici la verità, ma quando si arriva in Parlamento, chiunque rappresenti i cittadini, che sia tu o qualcun altro, andrà a scoperchiare un vaso di Pandora, perché si dovranno tirar fuori e rendere pubbliche tante di quelle informazioni su come queste persone hanno usato i soldi, come se li sono intascati. E io so che non sarà facile, però so che la legge lo consente, ed è per questo che sono a favore della rappresentazione del popolo, anche in maniera demagogica. E c'avevo una domanda, tipo domanda al candidato, a proposito di, insomma, se non sbaglio, tra le priorità, quando ne abbiamo parlato prima, mi hai detto che c'era anche di dare un'occhiata ai conti dello Stato. Mi vuoi spiegare la tua idea? Ecco, sì. Io mi sono occupata di bilanci di grosse aziende. Cioè, praticamente, qua all'estero, come sai bene, quando un professionista ha un ruolo dirigenziale, io sono stata chef di cucina per delle grosse aziende, quasi delle multinazionali del settore, diciamo. E niente, beh, ti danno in mano un bilancio, che sono molto complicati e complessi, e ci sono vari modi per attuare un bilancio. Ci sono modi, allora si possono fare dei bilanci, per esempio l'azienda per cui ho lavorato effettuava un sistema di controllo del bilancio a scatole chiuse. Vuol dire che se tu fai un errore o uno spreco a un certo livello del bilancio, puoi farlo solo lì e non si ripercuote a pioggia nelle altre parti del tuo bilancio, perché a ogni sezione di spesa c'è un controllo. Questo è cerco di essere chiarissima, perché è complicato, proprio semplice. No, capisco l'idea, mi sembra ottima, spiegamela però. Ecco, questo è un metodo di controllo. Ad esempio, se io ho 10 voci di spesa e 1000 voci in entrata, perché c'è l'entrata, c'è l'uscita e l'entrata, parliamo proprio l'ABC. Se io a ogni voce di spesa ho un controllo, vuol dire che posso fare un errore, cioè posso perdere dei soldi, che ne so, nella costruzione di una strada, perché ho istituito male il bando di concorso e perché non c'era un controllo su chi sceglie, chi fa il bando di concorso, sì. Ma posso per esempio mettere uno stop affinché questa perdita di denaro, in questo caso, non si ripercuota poi in tutti gli altri bilanci del comune. Per esempio, se io ho perso dei soldi per la strada e ho un controllo lì, in quel settore lì che è le autostrade, cioè il rinnovo stradale, posso fare in modo che quell'errore, perché ci possono essere comunque degli errori, degli spec, si verifichi solo in quel punto e non negli altri. Se il controllo è giornaliero del bilancio, giornaliero mensile, ci sono dei controlli da effettuare, io posso fare in modo, prima che arrivi la fine del mese o la fine dell'anno o la fine dell'anno del bilancio, posso fare in modo che quei soldi che sto perdendo, con l'1% magari di perdita che ho effettuato in un punto, li recupero in un altro punto. Ecco, questi sono modi, ce ne sono tantissimi, questo è uno dei modi di guardare un bilancio. Quando ti dico che bisogna guardare il bilancio, è anche perché io devo vedere quanti soldi entrano, quanti ne escono e come vengono investiti. Nel procedimento tra l'entrata e l'uscita dei soldi c'è un passaggio di mano incredibile, lo sappiamo tutti. Sì, se professionisti tu hai una della mano, politica. Aiutano, ecco, amici, fanno bandi di concorso, ecco. C'è dispersione di questi soldi, si disperdono. Se tu arrivi a vedere benissimo come e dove si devono investire i soldi, puoi anche decidere come investirli in modo diverso. Cioè, se oggi noi abbiamo per esempio i servizi di un comune dati a un'azienda privata che mi fa perdere tanti soldi, beh, io domani devo poter decidere che questa cosa non ha ragione di esistere in uno Stato, che i servizi del comune sono il comune che si gestisce, vedi Equitalia che è il primo discorso, cioè quello più semplice. Tu come puoi permettere di istituire una società che, anche se è dello Stato, in forma privata, che gestisca il recupero crediti di un comune? Ma siamo fuori di testa. Siamo fuori di testa. Tu non instauri uno Stato di... Poi dicono siamo noi, cioè lo Stato di polizia sono loro. Quindi l'idea sarebbe, insomma... scusa, posso? L'idea sì, sarebbe... Prego. Grazie.
L'idea sarebbe quella di guardare il bilancio dello Stato, fare una specie di bozza riassuntiva e poi presentarla su un sito web in modo che lo possano vedere tutti, in modo che cittadini e anche magistrati, certo, possano controllare cosa è successo. Guarda, io ti dico, il mio più grande sogno personale veramente è andare in Parlamento con uno scanner in mano e scannerizzare tutto, cioè non voglio neanche leggere i documenti, io voglio mandarli fuori su internet, che tutti devono vedere tutto, cioè è perché vedi, se li guardo solo io mi posso perdere dei pezzi, se li guardiamo in 100 sono sicura, o 1000 o 1 milione, che trovano tutti i difetti del mondo su quel documento. Sono un fan della trasparenza. Benissimo, dotiamo il Parlamento questa chance. Silvia, ti si sente male? Può essere? Mi sentite adesso? Sì. Dicevo che sono alle prese con sta sciattina, ma mi si inchioda, mi si ferma tutto. Non riesco a vedere le domande. Se hanno delle domande in questo momento per Daniela. Patrick, tu riesci? Dicendo. Io non posso aprire perché ho il computer lento. Anch'io se apro ho paura di cadere dalla grande. Allora, io riesco a vedere qualcosa, c'ho una connessione un po' veloce, e c'ho 38 nuovi commenti. Un attimo. Vai. Credo che, non sono sicuro che siano aggiornati, questo è il mio problema. Allora, comunque, ragazzi, io sono convinta, che il nocciolo di tutto è la giustizia. Io torno sempre lì. Gira la metti pare che si parli di sanità, di soldi, di lavoro, di politica, di qualsiasi cosa. Se ci fosse la giustizia, che non è detto sia un tribunale, io intendo proprio la giustizia che funzioni come dovrebbe, tutto filerebbe dritto. Prova a fare quello che è successo, come diceva Daniela, sulla sanità in Olanda piuttosto che in Germania. Provaci, poi vedi. Allora, comincia a dire, se tu fai qualche cavolata ti radio dall'albo, ma ti radio davvero. Cioè, comincia a dire se rubi, sparisci dalla scena. Prima mi ridai tutto perché te li prendo, non che devo farti causa. Altri 20-25 anni per il tribunale e do da mangiare di nuovo a questo. Ma ragazzi, ma è una presa per il culo, cioè, eliminato. Prima ti elimino, poi si ragiona, vedrai che la seconda volta ci pensi non una, 1000 volte. Ed è anche vero che devo avere un riscontro. Io mi ricordo, Patrick, lo dico di nuovo, quando dovevo fare la dichiarazione in Olanda, più dichiaravo più mi conveniva, perché avevo un ritorno, sì, di servizi dal governo. In Italia purtroppo c'è sta, come la posso dire, io almeno la vivo così, spero di esprimermi bene, una sorta di guerra, no, fra il cittadino e lo Stato, la legge del più furbo. Io cittadino devo essere più furbo di te Stato, ti devo infinocchiare, lo Stato idem, perché poi si è visto che insomma questi soldi ci stanno vanno a finire. Io Stato non sono tuo amico, non voglio dire nemico, ma non è, sì, che sì, puoi dirlo. Quindi è un giro, capisci? Se io potessi fidarmi del mio Stato, le cose andrebbero diversamente. Ma non vedi, Daniela, se anche io vedessi una scorrettezza, piuttosto che, non so, subissi un sopruso di qualsiasi tipo, rischio io che vado a denunciare sta cosa, perché rischio che do da mangiare anche agli avvocati. Non arrivo a niente perché la giustizia è una macchina ingolfata. In più rischio anche una bella denuncia, magari o per diffamazione o per... Cioè, ma è roba, certo, da matto. E come, certo, fai? Quindi un cittadino che non ha i mezzi, che siano i soldi, piuttosto che le conoscenze o la furbizia, la scaltrezza di muoversi in un certo modo, rischia non solo di non aver giustizia dallo Stato, ma di finirci lui in galera. Cioè, assolutamente sì. Io sto guardando la chat, c'è Angelo Centrof che dice: immaginate di poter entrare nel sito del Parlamento e vedere tutte le voci delle spese del bilancio, sarebbe uno spettacolo. Sì, sì. Sì. Dopodiché ci vuole... Allora, vai. Io ho appena scritto
Ho appena scritto, l'ho voluto scrivere io con tanto di tastiera. Ho visto un piccolo video di Marco Travaglio, va bene? Un video che gira su Facebook, l'ho condiviso sulla mia pagina, che viene interrogato dalla Lilli Gruber. E la Lilli gli chiede, lo voglio dire perché mi ha fatto veramente un po' così incavolare. Vi leggo cosa dice Travaglio, vi basti questo. Mi leggo a quello che hai appena detto tu, Patrick. Guarda cosa succederebbe se ti trovo dove l'ho scritto. Eccolo. La Gruber chiede a Travaglio, no? Perché votare Movimento 5 Stelle? Cioè, qual è il concetto, no? Di votare questi ragazzi, perché siamo tutti ragazzi, tutti cittadini semplici, non siamo politici. E Travaglio risponde, ve lo posso leggere un attimo, mi sentite Sì, bene? Sì, ti sentiamo e sono sentiamo curioso. benissimo. Travaglio le risponde, io credo che la gran parte degli italiani che votano 5 Stelle è perché sperano di avere in Parlamento un'opposizione irriducibile, fatta di persone che non hanno mai fatto politica e che vanno lì a fare le pulce ai professionisti della politica. Io lo vedo nei consigli regionali o nei consigli comunali, dove c'è magari un solo candidato che viene eletto su magari 50 o 60 consiglieri. Che cosa fanno questi ragazzi? Quindi cosa faremmo noi, intendo i nostri candidati? Vanno lì a vedere le delibere, le determine, si infilano nelle commissioni, fanno anche qualche filmatino di qualche inciucio, presentano qualche denuncia su qualche strano appalto e qui ovviamente entra la Lilli a gamba tesa e lo interrompe. Non si E possono gli dire queste cose chiede, in televisione. appunto, figurati. Aspetta, no, io è un video che gira su Facebook, l'ho visto qua, e Adesso te lo trovo. la Lilli, no, ce l'ho già condiviso in bacheca, quindi, Ah, e la grazie. Lilli gli chiede, ma cosa faranno di diverso, no, i grillini come opposizione rispetto per esempio all'opposizione che ha fatto invece Antonio Di Pietro? E Travaglio risponde, beh, faranno di più faranno di più perché avranno più parlamentari. Se sono veri i sondaggi, avranno 40 o 50 senatori e un centinaio, 90, 90 o 100 deputati, il che significa comunque un Parlamento molto diverso rispetto a questo, Sì, eh? Se ne basta uno molto. solo, ferma, se ne basta uno solo in un consiglio regionale per seminare il panico e per fare da granellino di sabbia nell'ingranaggio del consociativismo, tu immagina se un deputato su sei sarà di quel tipo di opposizione, mentre l'opposizione della regina, che abbiamo sempre visto sulle grandi cose, si ritrova sempre d'accordo con il governo, sia che sia rappresentato dal centro-sinistra che dal centro-destra, e qui di nuovo arriva la Lilli che cambia di corso. Quindi a questo sono risposto, Patrick, da qui capisci che tipo di Parlamento avresti se entrassero i grillini. Ti basta come risposta? Mi basta e mi piace. Però Billy dice che Lilli Gruber è nel gruppo Bilderberg. Non lo so dov'è, a me non mi Io. interessa, ma quando interessa Travaglio, cioè mi piacerebbe, Sì, se io ti sì. porgo una domanda, non ti posso interrompere mentre rispondi, cioè taccio e ti ascolto. Certo. Hai voglia. Comunque Guarda, la Lilli è furba. È furbissima a fare le interviste, ma va bene anche quello. Sto Io non so se guardando avete i notato commenti. le tribune politiche. Ah no, scusa, vai Patrick, vai. E qualcuno si lamenta, dice che bisogna fare un paio di controlli a Casaleggio. Ah, che palle! I controlli del Ma bilancio. Aspetta, posso che rispondere? Posso rispondere? Sì, io amerei tanto rispondere. Anche alle critiche è giusto rispondere. Bene, allora, Casaleggio chi è? È un'impresa di marketing che supporta il blog di Beppe Grillo e supporta, penso, anche altre persone. Quindi perché farle pulce a Casaleggio?
Non capisco. Casaleggio è forse candidato? No. Casaleggio va al governo? Nemmeno. Non mi sembra che intervenga nella macchina di questo movimento più di quanto intervenga Beppe Grillo. Sono un supporto a noi candidati per quanto riguarda la presentazione delle liste e quello che è la questione legale. Boh, finisce lì Casaleggio. Io non l'ho mai visto e non ho mai chiamato questo signore. Tra l'altro, boh, sarà... Non ha mai detto niente a me. No, però io suscito... a Casaleggio le fate comunque, penso che è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi come tutti i cittadini, quindi penso che siano pubbliche le sue dichiarazioni dei redditi come azienda, quindi le potete trovare e guardarvele. Sì, sì. Io ho la possibilità di guardare la chat in questo momento, ti fanno i complimenti e dicono che di Casaleggio non ci sono altarini, inventano quello che possono per screditarlo, come Tullio Simoncini. E Giovanna ti dice, fai complimenti a Silvia che ha visto in diretta sulla 7 Travaglio ieri sera, insomma gli è piaciuto molto. Hai visto? No, siccome questo video, la voce della Lilli splendida peraltro, per l'amor di Dio, gli ci passa sopra, allora io mi sono messa lì, ho riascoltato pezzetto per pezzetto e ho scritto io la risposta che ha dato Marco, quindi almeno così è il granello di sabbia nell'ingranaggio del consociativismo. In poche parole, saremo un rottorio di bale, perché saremo sempre lì in mezzo. Hai visto tipo Sal come fa con Beppe, che non gli dà tregua, però lo riprende in ogni momento col cellulare. Ti immagini la stessa roba in Parlamento, magari mentre sono lì che parlano di robe, noi saremo sempre lì a rompere spettacolo. Questo è la gente, non capisce, cioè io in Daniela piuttosto che in Francesco, in un altro candidato estero, straniero, non li vedo il nostro prossimo parlamentare. Diventeremo tutti parlamentari e nessuno di noi. Perché Daniela, siccome in Parlamento in 60 milioni non ci stiamo, non possiamo entrare dentro, ci devo mandare un rappresentante, ma sarà comunque, rimarrà comunque un cittadino, portavoce anche delle mie idee. Cioè, questo è il Movimento 5 Stelle, la gente ancora non lo capisce. Sì, non adesso ci sono solo imprenditori, ladri e parenti, sì. Dai. Belle gnocche. Poi vi posso dire una cosa, che comunque, vedete, chiunque può metterci, chiunque abbia la volontà e il desiderio può metterci la faccia, adesso l'ho fatto io in queste elezioni, ma può farlo chiunque si senta di poter rappresentare anche gli altri. Onestamente, ma ve lo dico col cuore, scusate, il mio telefono è partito, è stato più che altro una responsabilità enorme, perché la gente ti mette poi addosso la responsabilità e ti dice spero che non mi deluderai, spero che riuscirai, cioè abbiamo ricevuto tutti i candidati tante parole di sostegno bellissime e poi soprattutto ti rendi conto, tocchi con mano la responsabilità che hai di dimenticarti un po' tu di quello chi sei tu e i tuoi bisogni e mettere davanti quelli degli altri, mettere davanti a te i bisogni degli altri, cioè portarli dentro, avere la forza di portare dentro al Parlamento non me, cioè ma voi, che è la cosa più difficile, che è la cosa più importante e più difficile. Quindi vi assicuro, non è, come posso dire, noi cominceremo a queste elezioni, ma voi ci dovete, cioè se voi ci dovete controllare, voi ci dovete supportare, ci dovete criticare se sbagliamo e avvisarci e spermarci soprattutto, cioè sarete voi i protagonisti dietro di noi, perché noi abbiamo solo veramente la faccia davanti al Parlamento da metterci, ma devono essere portate le vostre idee, non quindi, le mie. Quindi voi sarete i bulattini e i cittadini muovono i fili. No, aspetta un attimo. Vai Silvia, che sei cattiva. No, già la domanda secondo me è sbagliata, poi Daniela ti risponderà. Non è che noi tiriamo fili, allora non ha capito. Siamo tutti uguali,
Cioè, Daniela non è una cittadina diversa, l'unica differenza è che lei dovrà andare, ci lavorerà, prenderà il suo stipendio, fra l'altro tagliato, vero Daniela? È molto tagliato, sì. Ricordiamo che Daniela lavora in Francia e gli stipendi francesi sono un po' più alti. Leggermente più alti, sì, ma non è un problema, non è un problema, non è quello. Quindi, Scusate, vi se devo venissi eletta, vai, tranquilla. un secondo perché mio figlio chiama, ritorno subitissimo. Solo un istante. Sì, io intanto leggo alcuni commenti, Silvia, Vai, vai. Poni, ecco, che... tu fai il portavoce dei cittadini in chat e poni le domande. Ma non lo so, ma non so se posso essere parte attiva in tutto questo. Io sono Certo, imbarazzato. perché no. Allora, qualcuno chiede Eccomi, qualche casolano, allora. testimonial, qualcuno vorrebbe qualche testimonial nell'hangout, tipo Marco Travaglio. Perché non invitare Ah, mi Marco piacerebbe Travaglio a farsi un tanto. hangout? Anche sarebbe bello. Piacerebbe. Qualcuno Bravo, mi... queste cose ora me le segno, perché io non le vedo, mi va tutto. Tranquilla, sarò il tuo braccio informatico. La domanda qual era? Scusate, quando sono andata via, la domanda qual era, Patrick? Era, la domanda era, vogliamo dei testimonial? Praticamente mi Volete la dicevano... gente famosa, avete Sì, però ragione. dopo finiamo di nuovo in questo meccanismo. Infatti. No, però credo che chi parla di Marco Travaglio parli di un signor giornalista, uno che non ha avuto paura di dire io vengo da destra, ma non riconosco i miei valori nella destra, e non è facile se sei di destra, secondo me. E Sì. uno che ha il coraggio di dire a destra e a sinistra tu stai sbagliando, tu stai sbagliando, per me è uno che c'ha le palle come persona, l'ho visto di persona, non solo dietro il video, a uno spettacolo, e coglie alcune cose in più. Ti dico, mi è piaciuto molto. Una bella persona. Poi, onestamente, se voi vi ricordate sicuramente Travaglio versus Berlusconi versus Santoro e Travaglio, lì mi è piaciuto un po' di meno perché l'hanno messo veramente all'angolo. È stata una delle più vergognose azioni di Santoro e io credo che Santoro, pur di portare e sostenere il PD, ha dimenticato quali erano le priorità del suo programma, per chi lo aveva fatto e per cosa era nato. Ci sono rimasta molto male, ti dirò la verità, avendo io contribuito a servizio pubblico anni fa. Comunque, vabbè. Sai cosa? Io in quell'occasione lì non mi è mai piaciuto Berlusconi, premessa, ok? Non siamo amici. Però in quell'occasione mi sono detto, come lo sospettavo già da molto, lui è veramente un asso nel suo lavoro. Il problema è che il suo lavoro consiste nel, insomma, nel mettermelo, non so se lo posso Lo dire. showman, ma tu non vai a giocare in casa del calciatore, cioè è lui il professionista della televisione, ma stiamo scherzando, mi farebbe fare una figura da Janine pure a me, ma cioè il suo lavoro È da anni è uno incredibile ed è showman, antimorale, perché alla fine è incredibile e antimorale, perché lui si era messo d'accordo con Santoro per non tirar fuori i processi e poi alla fine della trasmissione ha tirato fuori la lista. Allora sei Sì. No, stronzo, scusa. ma non giocherà mai secondo le regole del gioco e comunque le regole del gioco non dovrebbero neanche esistere in televisione, cioè non dovrebbero esistere in un'intervista, scusami. L'intervistatore, il giornalista fa le domande e chi rappresenta i cittadini o vuole rappresentare i cittadini risponde e finisce lì. Cioè, deve finire. A me quello che mi agghiaccia sono quei giochetti e il balzello televisivo delle statistiche interpretate secondo la corrente del momento e secondo quello che più aggrada a chi le presenta. Io non ne posso più, ti giuro che sono arrivata al limite. Non accendo la televisione da un bel po' e mi ha veramente stufato. Ogni partito arriva con le stesse statistiche, gli stessi numeri, però com'è, come non è, a destra dicono una cosa, a sinistra ne dicono un'altra e chi piange siamo sempre noi. Cioè, ma non è normale sta cosa. Cioè, mi sembra un po' una presa per i fondelli, ecco. Sì, in effetti. Io volevo farvi notare un commento di Manuel che dice: vorrei dire una cosa su Casaleggio. Il fatto che non sia candidato non vuol dire che non possa influire. Ora, per quel che mi riguarda, non me ne frega niente di Casaleggio. Dico solo stiamo attenti.
Intanto andrebbe specificato cosa vuol dire influire o influenzare, chi, cosa, come, dove. Noi abbiamo uno statuto, io mi rifaccio al mio uno statuto, l'ho sposato e abbracciato, ho firmato, ho sottoscritto un codice di comportamento dei parlamentari che è disponibile online per tutti, ce lo possono leggere tutti, quindi non vedo dove sia la non trasparenza. Come ti dico, io non lo conosco il signor Casaleggio, non l'ho mai incontrato. Quello che ne penso di lui è che è un uomo molto brillante, ho letto un suo libro ed ha delle idee geniali per quello che mi riguarda, mi piacerebbe avere le sue idee. Daniela, chiedo scusa. Sì. Chiedo scusa, ma fra poco avrò un intervento di Salvo che intervista, chiedo scusa ma c'ho il doppio audio nelle orecchie, faccio una fatica. L'intervento di Salvo che intervista una rappresentante degli imprenditori che era all'interno della sala. Bene. Abbiamo molte richieste da parte dei nostri amici in chat, preoccupati perché è stata chiusa la diretta, eccetera, eccetera. La richiesta proviene esclusivamente dagli imprenditori. Non volevano né giornalisti né Salvo che riprendessero il loro colloquio con, quindi non siamo noi, ci hanno chiesto di uscire, hanno chiesto a tutti i giornalisti di uscire, quindi adesso stacco, appena Salvo entra in diretta, stacco la vostra diretta, voi continuate pure perché comunque la trasmissione vostra rimane registrata, la passeremo successivamente e quando finisce Salvo, se mai torno da voi. Ok? Ok. Ok, va bene. Perfetto. Io sto provando a invitare qualche candidato, perché ci sono solo io, forse. Sì? Sì, si sento. Sì, io ho invitato Massi, non so se mi leggi. Improvvisata così. Sto cercando anch'io qualcuno, no. Guarda, infatti. Vediamo se c'è, ma negli Stati Uniti che ore sono? Boh. Ah, non lo so. Aspetta che vedo se c'è qualcuno che è sabato mattina. Lasciate, ma è lento. È lento, no? Sì, anche il mio... Mattia Silvia, io ho la banda larga qui, ma mi va lento. Ma potrebbe essere magari... Ops, non la vedo più. Silvia, non vedo più. Daniela? No, mi sa che non c'è perché deve essere saltata. Potrebbe essere... se tieni aperto Skype, quello crea grossi problemi alla comunicazione. Potrebbe essere che Daniela c'ha sotto Skype. E ha quella aperta lei, dici? Vediamo. Comunque te mi dicevi dell'Olanda, ma dov'è che sei stata a abitare? Esattamente. Io ho vissuto ad Amsterdam, bellissima. Come direbbero loro, Amsterdam. Davvero bellissima, meravigliosa, però non ci torneremo ancora molta. Con il rispetto, sussidi, tutto quello che ti pare, ma l'America è qui. Sì. Mi dispiace, quindi è qui che dobbiamo lavorare, dobbiamo cambiare le cose, secondo me, ti parlo da cittadina come sono, non sono né candidata né niente, però cambiassimo l'Italia, ci sarebbe un sovraffollamento in questo paese. È il paese più bello del mondo e agli altri stati europei manca qualcosa. Manca niente. A noi non manca niente se non dobbiamo dare una ripulita in Parlamento. Vabbè, ovvio, quando io parlo di mettere a posto ci si capisce, no? Sì, sai cosa? Ho trovato brutto, triste degli olandesi, no? Che cioè, tipo vanno via a 19 anni e la famiglia hanno veramente pochi contatti e prima di riuscire a mangiare col vicino i tempi medi sono 4 anni. È un po' strano. Vedo Daniela. Dicevo, loro sono molto diversi, può darsi stare. A me mi si sta inchiodando tutto, vedo quattro finestre ferme. Sì. Comunque tu mi vedi e mi senti. Silvia, a me pure.
Eccola, Dani? Sì, sono caduta perché ho un problema, non so come mai, se sento male anch'io. Comunque, scusatemi, io adesso purtroppo dovrei andare, perché il mio bambino deve mangiare. Una cosa sola, spegni Skype, perché Skype in genere ti ruba della banda. Ho spento, è spento Skype. Skype è spento sul computer, ce l'ho sul telefono acceso, quindi non... Ok. Ehi, anch'io comunque, devo mangiare. Scusate, devo dare da mangiare a lui, perché altro che non ce la fa più. Vi saluto e poi continuiamo, perché comunque continueremo anche un'altra volta, Patrick. Puoi anche contattare i candidati via Skype direttamente o via mail. Ti faccio un complimento, vi faccio un complimento a te e agli altri candidati. Non mi era capitato spesso di poter votare delle persone con le quali puoi riuscire a parlare non solo in questo hangout, ma anche di persona o anche nei meetup. Ed è una cosa molto bella per un cittadino sapere, poterti dire ciao e sapere le tue idee. È splendido. Grazie, quello è la cosa di essere qui. Si dice è un migarba di nuovo. Investi Daniela di un ruolo che non ha. Infatti, vedi come dici voi che fate, noi cittadini. Daniela è pari a me, né più né meno, perché purtroppo c'è questa mentalità. Ma io sono come te, soprattutto. Eh sì. Capito? Cioè, vedi questa idea? Sì, ma comunque. Cioè, capiamo. Ciao, piccino! Ciao, piccolo! Ciao, guardalo qua. Guarda dov'è. Ciao. C'è solo una domanda, Daniela, che hanno fatto in chat. Ah, c'è Massimiliano che ha fatto bene. L'ho invitato io. Dov'è? Non lo vedo. Ok. L'ho appena entrato. Ciao, Max. Ciao. Eccolo! Ciao Massi! Ciao belle, vedo anche che c'è il mio amico Leo. Ciao Leo! Ciao! Tanto sempre, ciao! Ciao sì. Ti ha sorriso! Noi siamo grandi amiconi, ciao! Ciao, bellissimo! Silvia, qual era la domanda, scusa? L'ho ripersa. Ah, bene. Ma una cosa del tipo, è presente il destino di un cavaliere quando alla fine il cattivo cade da cavallo e il protagonista gli fa benvenuto in un nuovo mondo? Ciao Massimiliano. Ciao Patrick. Stavamo facendo una discussione, una chiacchierata, ma con i candidati, così tanto per avere qualche idea. E mi sa che Daniela deve dare da mangiare a Leo, però. Ok, io posso stare giusto 10 minuti, perché poi dopo devo andare a recuperare Nadia. Massi, scusa, salutiamo tanto la Daniela che deve andare. Dani, ma ritorni? Vedo come sto messa, ti faccio sapere, perché non ho idea del mio tempo disponibile con lui e tutto. Ti contatto scrivo. Così ti leggo, sì. Quanto ce l'ho, così so come regolarmi, va bene? Va bene, grazie cara, grazie a tutti e ciao. Ciao. Ciao, bella, ciao. Massi, bella. Ti lascio alle domande del nostro concittadino Patrick. Non so cosa ti vorrà chiedere, visto che hai adesso un altro candidato. Molto bene. Patrick, se vuoi porre a lui anche le stesse domande, perché è comunque un cervello diverso, no? Da Daniele, sì, piuttosto che domande nuove, insomma. Io però posso stare veramente... Io arrivo subito, faccio una telefonata. Io posso stare veramente 10 minuti, perché poi c'è appuntamento con Nadia che dobbiamo raggiungere in macchina. Non ti preoccupare, non voglio spendere il tuo tempo, ma ho qualche domanda concreta. Perfetto. Ecco. Allora. Ciao Massimo, io sono Patrick, un cittadino, tu sei un candidato alla circoscrizione estera? Europa, sì. Ok, per il... Per la Camera. Per la Camera, perfetto. E, io ho fatto un paio di domande a Daniela e anche a Francesco, visto prima,
ma la più importante è quali sono le tue priorità quando entrerai al governo, se verrai eletto, ovviamente. Allora, permettimi solo di correggerti, noi entreremo in Parlamento, non al governo, sono due cose diverse. Grazie. Prego. Allora, se entrerò in Parlamento, perché noi abbiamo le preferenze, quindi non sappiamo chi andrà, fondamentalmente mi piacerebbe continuare a fare quello che già sto facendo, cioè in modo di utilizzare tutti gli strumenti, dal meetup, al feedback, alle riunioni locali, per collezionare quelle che sono le problematiche e le istanze dei cittadini e metterle sul portale, dare una mano e difenderle in Parlamento. Cioè non c'ho un mio programma alternativo a quello del Movimento 5 Stelle, so solamente che c'è un programma che abbiamo condiviso tutti alla base e che sottoscrivo e che difenderò fino alla morte, sì. Però a parte quello che già ci siamo detti, a me veramente piacerebbe, ecco, tu sei un cittadino residente in Olanda, cioè avrai delle tue problematiche, una per tutte che per esempio posso aver avuto anche io è se ho una macchina in Italia che mi è scaduta l'assicurazione, poi non la posso portare in Olanda perché non posso viaggiare senza assicurazione, non la posso riassicurare in Italia perché sono residente da un'altra parte, quindi ecco tutti questi piccoli problemi che sommati sono tanti, dal piccolo al un trattato internazionale, cioè poi ci sono vari livelli, ecco, tutte queste cose mi piacerebbe fare in modo di assorbirle, con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, dal meetup, alle riunioni, al feedback, al portale stesso. Tu hai parlato di meetup, e lo conosco, il portale lo conosco, Liquid Feedback, mi puoi spiegare meglio? Allora, è uno strumento, ci sono degli strumenti che servono per prendere le decisioni. Ti faccio un esempio molto, molto semplice. Se, sono un informatico, quindi qualcuno ne conosco, vai. No, il problema è che, a parte la tecnicità, questo strumento permette di risolvere dei paradossi che ci sono durante i sondaggi. Facciamo modo, sia Liquid Feedback che Agora, li cito tutti e due perché sono i due che stiamo testando adesso col Meetup Europa. Facciamo che, per esempio, dobbiamo scegliere se in una piazza vogliamo mettere un inceneritore, un parco giochi, o una piscina. Okay. Potrebbe accadere che si fa un sondaggio, quindi una votazione, e esce fuori che la piscina prende il 30%, il parco giochi prende l'altro 30% e un 40% vota per l'inceneritore. Okay. A questo punto sembrerebbe che abbia vinto l'inceneritore. Questo si chiama paradosso di Jacobs in economia. In realtà che cosa è accaduto? È accaduto che le persone che avrebbero votato contro l'inceneritore, cioè il 60%, si sono disperse. Tramite un metodo che si chiama metodo Schultz, che è sempre un metodo di un economista, e anche altri metodi per risolvere questo paradosso, che fanno parte della grande famiglia dei metodi di Condorcet, li cito proprio perché così puoi andare a cercare metodi di Condorcet per risolvere il paradosso di Jacobs. Così perfetto, per risolvere studiare, cioè. Ma in soldoni questi metodi cosa fanno? Mettono dei pesi alle decisioni. Quindi nel Liquid Feedback uno può mettere mi piace, non mi piace, deve assolutamente essere così, non deve assolutamente essere così. Quindi a quel punto, mettendo praticamente questi numeretti, verrebbe fuori che se nessuno vuole l'inceneritore, e la scelta è tra piscina e l'abbiato parco giochi. Inoltre, Liquid Feedback ti permette anche di fare proposte alternative. Quindi l'iscritto, stiamo parlando non dei candidati, stiamo parlando di chi è iscritto al movimento o all'associazione che usa questo strumento, può proporre dicendo ma perché non facciamo una cosa? Facciamo un parco giochi con piscina. E se le altre persone danno l'ok a questa proposta alternativa, poi viene inserita in quella che si sta proponendo. Interessante. Ti interrompo, ma per caso potrebbe essere che l'ho già usato. Era uno di quei sondaggi che erano sul sito www.beppegrillo.it, tipo l'ultimo sondaggio era su quali, ne ho fatti due di recente, su quali leve agire per ridurre le pensioni al 60%. Guarda, questi due strumenti sono circolati più volte su beppegrillo.it.
non so, sono stati utilizzati per esempio il liquid feedback, appunto, è stato utilizzato in Sicilia per fare il programma siciliano. In Campania invece hanno utilizzato il wiki, che è fondamentalmente lo stesso concetto, perché alla fine tu puoi controproporre o migliorare la proposta. Okay. Non so se già l'hai usato questo, se vuoi ti posso far fare l'account su quello che abbiamo noi nel Meetup Europa e ci giochi, questo sì. No. Se vuoi, sai cosa puoi fare se ti interessa? Se vai su www.meetup.com/meetup Europa, in pagina ci sono i canali del Meetup Europa. Lì ti trovi una registrazione del corso di Liquid Feedback e del corso di Alexis Agora, che sono, diciamo, di questi strumenti sono i due che abbiamo usato. E ok, ci sono Meetup Europa e mi dicevi, hai ancora pagine, pochi minuti, direi zero. Pagine? Pagine e poi ci sta canale del Meetup. Comunque, se non lo trovi, mi mandi un'email e ti do il link preciso, perché adesso sto viaggiando. Forse te la posso mettere in chat. Io non la vedo la chat, ma se ce la fai... Ah no, cavolo, c'è una chat. Incredibile. Allora, Meetup Europa, te lo... Sì, adesso con una connessione wifi, quindi sei un po' a rilento. Allora, pagine, eccolo qui. E grazie per il tuo lavoro che mi hai indicato queste cose. Non ti voglio trattenere di più perché so che hai un tempo limitato. No, ma guarda, ti dico, io ci rimarrei a parlare ore perché mi piace. Io devo ancora mangiare, mi sono messo qui per caso. Tanto, ciao Francesco. Non si sente l'audio, credo. Ciao, mi senti? Ok. Sì? Ciao! Sì. Ciao! Ho invitato anche il nostro Francesco Tripodi, da Francesco, quel lontano Brasile. Sì. sono poco presentabile, scusatemi. Patrick, hai visto quanto siamo inesperti? Ho fatto un fischio adesso al Brasile e il Brasile è arrivato per rispondere alle vostre domande. Quindi siamo più coglioni di Silvio, Mario, Pierino e compagnia bella? Lo siamo? No, proprio. Assolutamente no. Francesco, Tosto, l'hai svegliato? Che ore sono per Francesco? Silvio, No, sono le 11, ma io sono poco presentabile, lo so, ma sono le 11 di mattina. Francesco! Sì. Francesco! No, purtroppo ti ho dobbiamo salutare. Silvia, ciao Massimiliano, grazie Massimiliano. Nelle ottime mani di Francesco, gli mando un abbraccio fortissimo. Contraccambio. Patrick, grazie. Ti saluto, spero di essere stato utile. Sì, lo sei stato, grazie Massimiliano, ho il link aperto. Trattatevi bene la nostra Silvia, che le vogliamo tutti un grande bene, sta facendo un ottimo lavoro. Ciao ragazzi, un abbraccio forte. Adoro! Ciao bella. Ci vedremo. Oh, Massi! Sì, dimmi. Massi! Sì. Ti stupirò con effetti speciali. Ricordati queste parole. Ok, sto incominciando a preoccuparmi. Preoccupati. Ciao Cesarino. Allora, un bacio. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao Massi. Ciao. Dunque, Patrick? Sì. No, dicevamo, vabbè, tu sei residente in Olanda, adesso abbiamo il Brasile, però insomma i concetti del movimento credo che siano quelli, no? Ovviamente Francesco è candidato per la circoscrizione America del Sud, però insomma i concetti base del movimento sono quelli. Francesco, ti introduco, sì, poverino, gli ho inviato... Tranquilla. Gli ho inviato... Flack! Dall'altra parte del mondo un invito, Francesco vieni, presentati, e lui si è presentato, non sa assolutamente niente. No, come potrai vedere dal titolo, Francesco, questo è un po' un video ritrovo così spontaneo, nato sui piedi, per rispondere magari ai cittadini, quindi i nostri colleghi di vita, su qualche domanda, no? Le nostre intenzioni come Grillini, perché Grillini non è un'offesa, per me è veramente... il più grande dei complimenti. Ah sì, ma in televisione dicevano che
Scusa, no, io sono grillina, lo dichiaro, dalla testa a piedi, sono sfegatatamente grillina, profondamente convinta. Se mi sbaglio, fra qualche anno farò il mia culpa, ma io sono grillina fino al midollo. Quindi per me non è un'offesa, ma è un complimento, perché ci credo. Cioè, come ho scritto anche su Facebook, non è Beppe, cioè non sono io che seguo Beppe o sono sua adepta o faccio parte della sua setta, come vedo scrivere, ma è purtroppo, per fortuna, il signor Grillo che la pensa esattamente come me, e quando apre bocca non c'è una parola che lui dica che io non riesca a non condividere, ma è lui che la pensa come me, non sono io che la penso come lui, e per quello mi piace. Insomma, se si capisce il concetto di ciò che voglio dire, quindi io non sono adepta del Movimento 5 Stelle, è che ho trovato e sento parlare una persona che ha un obiettivo, ha un sogno, e io mi dico, ma porca miseria, ma è esattamente quello che sogno io, quindi cammino insieme a lui verso un sogno comune, quindi qui non c'è nessuno che segue nessuno, non so se mi sto spiegando bene. Chiaro. È che finalmente... Francesco. Caduta? Sì, è caduta. No, si è bloccato. Quindi io condivido il sogno che ha Beppe, è un sogno comune, quindi qui non c'è nessuno che segue nessuno, sogniamo insieme, quindi o siamo tutti pazzi o siamo tutti forti nel volere un cambiamento, punto. Mi sono espressa bene? Direi sono vicina alla Gruber o alla... No, dai, scherzo. Quindi, quando dicono siete una setta o ecco gli adepti di Grillo, dicono una cattiveria, una falsità, perché non è così. Io mi sento di condividere lo stesso sogno che ha quest'uomo. Se poi invece di Beppe Grillo si fosse chiamato Giuseppe Rossi, cioè sarebbe stato uguale. Un gran calciatore. Magari, ecco, Beppe ha questo... ha la possibilità e il coraggio, a mio avviso, di gridare ciò che ognuno di noi vorrebbe gridare, ma non ha il coraggio e non ha i mezzi per poterlo fare. La forza di Beppe è stata quella di, ad un certo punto, incominciare seriamente a mandare a fanculo la gente parlando male, ecco, dei politici, e sto parlando di già dei tempi di Craxi. È stata quella di, comunque... quando le televisioni ancora non nascondevano del tutto le notizie, parlo di anni 90, 2000, eccetera, di andare davanti alla Fiat, far vedere le auto di idrogeno, cioè quello di trovare mezzi alternativi, ed adesso ha aiutato a mettere insieme questo movimento, ed è una cosa splendida perché rappresenta i cittadini, come tu Francesco, se qualora tu venga eletto e vai in Parlamento, finisci a rappresentare noi cittadini comuni. Ma Francesco, ti chiedo di controllare il microfono. No, è perché quando parlate voi lo chiudo, perché a volte fa interferenza. Ah, ho capito. Proprio per questo. Ma sì, se non c'è interferenza lo lascio acceso. Sì, ma no, lo devi chiudere quando non parli, okay. Lo devi chiudere tu, Patrick, perché si sentono tutti i rumorini di sottofondo, e in diretta quando ci trasmettono sulla cosa si va via di cervello, quindi appena finiamo di parlare chiudiamo il nostro microfonino, lo vedi? Il microfono lo... sì, lo vedo, ecco, poi quando rispondi lo riapri. Quindi Patrick, se da cittadino hai una domanda da fare a Francesco sulle sue intenzioni, non so cosa ha intenzione di fare se venisse eletto per la circoscrizione America del Sud, fai ne ho pure, 4. Senti là, parti con la prima, vai. Ho 4 domande, Francesco. Perfetto, batteria di domande, vai. Allora, intanto, come italiano all'estero, io sono partito con l'idea di poi ritornare e volevo chiedere quali idee hai o avete per poter favorire il ritorno in qualche modo. Guarda, questo è un domandone.
Io personalmente quando sono venuto qua molto scoraggiato e l'idea era quella di tagliare completamente i ponti con l'Italia e mandarla a quel paese. Ero molto frustrato. Anche perché qui le possibilità ne ho avute a Iosa, tantissime, addirittura mi sono trovato in situazioni di dover rifiutare dei lavori, cosa però... che in Italia in questo momento è utopistica. E, una cosa sulla quale a me piacerebbe molto battagliare è il precariato, perché io l'ho vissuto in prima persona. Io ho visto che sta girando in Facebook un link che parla, non mi ricordo se era un articolo o qualcos'altro, parlava 50 sfumature di contratto, no? Facendo riferimento al famoso bestseller 50 sfumature di grigio. Sì. Perfetto, per me noi abbiamo veramente una legislazione del lavoro schizofrenica, perché ci troviamo nella situazione secondo la quale un precario, che in tesi essendo precario dovrebbe guadagnare di più, da noi c'è l'assurdo secondo il quale il precario è precario e guadagna di meno rispetto a un contratto a tempo indeterminato. Io un pochino ho letto qualcosa, ho fatto delle ricerche, io penso che sia l'unica situazione sicuramente in Europa. Anche nel resto del mondo occidentale penso che non esista qualcosa del genere. Perché esistono forme di contratto a tempo determinato, precario, ma di solito chi ha questi contratti guadagna il 30-40% in più rispetto a chi ha un contratto a tempo determinato. Quindi, poi, come succede spesso in Italia, è cambiata la nomenclatura, i nomi, ma la situazione è sempre quella, si è passata dal co-co-co a contratto a progetto, si cambia il nome, ma la fregatura è sempre quella. Diciamo. Sì, l'ho vista di persona. Nel esatto. 2007 avevo un lavoro a progetto e passando al tempo indeterminato mi sono stati portati via dallo stipendio 600 euro. Comunque me l'hanno abbassato, questo è il discorso. Io ti dico una cosa, io in tutta la mia vita l'unica volta nella quale ho avuto ferie pagate in tredicesima è stata qua in Brasile. Insomma, io ho lavorato in nero, io lavoravo come, diciamo, ho fatto per 2 anni l'assistente per l'assistente di registrazioni audio nel Tribunale di Perugia, per una ditta terziarizzata. Io lavoravo in nero, io lavoravo accanto a un giudice durante le udienze, accanto a un giudice io lavoravo in nero. Questa era la mia situazione. E io a volte assistevo a processi di persone, di casi, di persone processate per lavori in nero. E io stavo sedendo accanto a un giudice in quel momento, lavorando in nero. Non è possibile. Ecco, questa, quando la racconto nessuno mi crede. Io ho un amico che lavora in nero per un sindacato, senza contratto. Fantastici, ma ascolta, digli qualcosa, digli che mandi un link, che sarà difficile spiegare la propria posizione quando lavori in nero, lo sai, perché sennò ti eliminano, però esatto. Qualcosa dovrebbe saltare fuori. Una cosa, a noi ci hanno messo in testa che avere questi diritti è un privilegio. Anch'io quando sono venuto qua, avevo la tredicesima, io la prima volta che sono rimasto a casa quasi un mese senza lavorare, con lo stipendio pieno, mi sono quasi sentito in colpa. È questa mentalità che ci hanno inculcato, che è sbagliata, che dobbiamo assolutamente combattere. Sì. Secondo me. Io ci avrei una seconda domanda, perché qui mi hai risposto, per quanto riguarda gli italiani all'estero. No, qui ho un pochino deviato, sì, ma poi se vuoi ci torno sugli italiani all'estero. Sì, io ho ricevuto anche altre domande, altre risposte, parlando con Francesco e Daniela. Francesco mi ha fatto notare che esiste una specie di legge, una legge che ti permette di rientrare in maniera facilitata in Italia. Comunque, quello che voglio dire, la domanda nasconde un'affermazione, cioè c'è, come tu e tante altre persone brave, una comunità di italiani al mondo che non aspetta l'ora che le cose funzionino per tornare e contribuire. Quindi ricordiamoci di questi nostri concittadini.
Sì, io voglio anch'io dire una cosa. Anch'io io non conoscevo, ero ignorante, non conoscevo il potenziale degli italiani all'estero. L'ho conosciuto quando mi sono trasferito qua. E, diciamo, non è una banalità dire che veramente noi italiani all'estero siamo una risorsa. Io pensavo che fosse un po' una frase fatta, sono sincero. Ma invece mi sono reso conto che veramente qui in tutti i settori gli italiani sono tra i primi posti e soprattutto noi siamo ammirati dagli altri, cosa che non mi aspettavo. Ma forse in Europa un po' meno, ma fuori dall'Europa, quando uno si presenta come italiano, è veramente visto con un occhio di riguardo. Anche in Europa, ti confermo. Anche che in Europa? Okay. Agli alti livelli delle compagnie che sto guardando io, tipo delle multinazionali, tipo la società più grossa del mercato londinese, i grossi livelli sono, gli alti livelli sono italiani. E anche ieri, parlando con una ragazza alle Nazioni Unite, mi diceva che il suo più alto principale leader, il Dipartimento Finanza, è un italiano. Sono diffusi. Beh, benissimo, benissimo. Allora, vedi che è globale la cosa, diciamo. Un'altra cosa che vorrei dire, qui in Sud America ci sono tanti ragazzi che hanno il passaporto italiano perché sono figli di italiani, che secondo me potrebbero inserirsi bene in Italia, che è un paese che demograficamente è vecchio. Secondo me noi dovremmo un pochino favorire questa immigrazione di italiani, perché sono italiani, perché potrebbero dare veramente una linfa nuova al nostro paese, anche perché loro hanno molta voglia di venire in Italia e di riscoprire le proprie radici. E questa è una cosa di cui non si parla mai, che anche, è un fenomeno che anch'io non conoscevo. Io ho conosciuto tanti ragazzi di ventenni e trentenni che vorrebbero venire a vivere in Italia, vorrebbero andare a vivere in Italia, ma non riescono a farlo. E si integrerebbero molto, molto facilmente con gli italiani, diciamo, autoctoni. È una cultura profondissima. Quando scopri di farne parte, che è diversa dalle altre culture, cioè tu scopri che quello che sei deriva da una storia antica e tornandoci dentro riscopri tutto quello da cui sei stato costruito. È strano da dire, però noi siamo veramente particolari come popolo. E lo scopriamo solo quando andiamo fuori. Oddio, qualcuno lo sa anche prima, però andare fuori aiuta. Aiuta molto. Ascolta, aiuta molto. Francesco, io ci avrei una seconda domanda che a me è molto cara ed è l'informazione. Cosa pensi ci sia da cambiare? Quante ore abbiamo? Ma direi che io non ho ancora mangiato, però fai te. Allora. Qua sono le 2:15, giusto per farti un'idea. Allora, prima di tutto sicuramente la madre di tutti i problemi, secondo me, è ancora il conflitto di interessi, che non se ne parla più, ma lo abbiamo visto anche in questa campagna elettorale. Come il conflitto di interessi sia un macigno su di noi, sul nostro paese. Io vi dico una cosa, qui in Sud America è passata l'idea, purtroppo, tra molte persone, che il Movimento 5 Stelle sia una forza neofascista. Perché le persone, e qui gli italiani che stanno qua, diciamo discendenti, cosa fanno? Leggono Repubblica, leggono Il Corriere della Sera e guardano la RAI. Io devo passare le ore a difendere il movimento, ma più ti giustifichi, più sembra che in realtà tu sia colpevole. Sì. Quindi, diciamo, tornando a bomba, naturalmente, allora, bisognerebbe veramente fare una legge sul conflitto di interessi vera, non la cosa ridicola che avrebbe scritto Gasparri e poi sappiamo che non l'ha scritta neanche Gasparri. Assolutamente, fine delle leggi vergogna. Io sono sicuro che chiunque entrerà del Movimento 5 Stelle da questo punto di vista farà una lotta senza quartiere. Non vedremo più Violante che rivendica in Parlamento di aver aiutato Mediaset. Non so se avete presente quel video. Purtroppo no. C'è un video di Violante che praticamente rivendica il fatto di aver aiutato Mediaset. Cercate in YouTube, Luciano Violante e Mediaset. Un'altra cosa, la RAI, io sono d'accordo di lasciare solo una rete pubblica. Io personalmente, poi naturalmente è il movimento che decide collettivamente, questa è la mia idea.
Io, secondo me, il modello BBC è vincente. Vendere le altre due reti, si possono anche privatizzare, lasciarne una sola pubblica, naturalmente diminuendo anche il canone, potrebbe anche essere eliminato il canone, non so, bisognerebbe discuterne, e lasciare solo una rete sola, però, e naturalmente togliere i partiti dalla RAI, eliminare il CDA nominato dalla RAI, dai partiti, una rete pubblica, senza pubblicità possibilmente, ma di grande qualità, e con i partiti fuori. Poi naturalmente anche il finanziamento ai giornali, anch'io sono totalmente contrario, eliminare un giornale si mantiene in vita se ha lettori, altrimenti chiude. Sono d'accordo. Su questo sono d'accordissimo. Ma trovo che ci sia un rischio nel tenere una sola rete televisiva. Dimmi. È pubblica. Pubblica 1, Mediaset 3. No, ma io Mediaset con una legge, diciamo, sul conflitto di interesse, io naturalmente proporrei che un solo soggetto possa possedere un solo canale televisivo, cioè dobbiamo togliere due canali a Berlusconi. Sì. Non possiamo più fare la pantomima di Rete 4 che va nel satellite e poi non va. Non ce l'ho contro Berlusconi, cioè non... No, ma beh, in questo caso è difficile da dire come cosa, sì. Va bene. Sì. È difficile da dire che anche visto in terza persona, senza niente di personale, non è giusto che lui abbia così tanta roba per poter spararmi delle stupidaggini in testa. Cioè, io non voglio più vedere Raimondo Vianello che dice di votare per qualcuno durante la trasmissione calcistica, neanche Mike Buongiorno, la buonanima, non le voglio più, queste cose sono incivili, assolutamente. Dimmi. Sono d'accordo, ma non vorrei rubarti troppo tempo e... No, stiamo dialogando. No, la penso esattamente come te per quanto riguarda le televisioni, però sì, come ti ho detto, la mia idea è quella, è che le televisioni pubbliche ci sono, sono d'accordo che bisognerebbe aumentare la qualità ed ha dei costi, che la nostra televisione è di bassa qualità. Ah sì, assolutamente. Sì, naturalmente andrebbe discusso, però come fare, magari lasciare anche tre reti pubbliche, questo il movimento lo discuterà collettivamente, però dobbiamo togliere i partiti dalla RAI, su questo penso che nessuno abbia dubbio. Un'altra domanda? Vai. No, diciamo, e anche aumentare l'accesso alle altre televisioni, perché il problema è questo, che il mercato è bloccato, nessuno riesce ad accedere, no? Come si chiamava quella televisione che ha provato ad entrare, che poi è stata Europa 7? Europa 7, esattamente. Doveva prendere le frequenze di Rete 4, figurati. Esatto. Quindi mercato aperto, massimo un editore che possa possedere massimo un canale televisivo, ma come il resto del mondo, non c'è da inventare niente alla fine, siamo noi l'anomalia, da 20 anni, da 25 anni. Sì, ci sono da cambiare molte cose. Poi questa anomalia si è trasferita in una specie di falsa informazione che ha corrotto le menti un po' degli italiani. Io credo che 20 anni fa avevamo probabilmente la migliore scuola università del mondo e volevo chiederti come candidato cosa pensi della pubblica istruzione, cosa si possa migliorare? Naturalmente sento delle voci? No. Francesco, mi senti? Mi sa che è caduto. Mi sa anche a me. Infatti non si sente più il fischio, quindi veniva da lui il fischio. Adesso appena rientra sono riuscita, perché è lentissimo sto computer, ho visto una domanda sulla chat di Andrea Panzetta, quindi appena rientra io appoggerò, mi chiede praticamente dall'estero come vedono Grillo e il movimento. Magari appena rientra gliela porgo. Volevo dire però una cosa, ho letto in chat sulla mia espressione quando ho detto che sono grillina dalla festa Pieri, intendo proprio questo, non è che io vado a giro e dico io sono grillina, mi sono appena spiegato, appena detto, non è che io sono una che segue Grillo perché è Grillo,
condivido un sogno e che lui ha. Io faccio parte del Movimento 5 Stelle, credo in questo movimento, ho specificato che sono grillina, nel senso quando sento usare questo termine come dispregiativo, no? Intendono dire sì, tu del Movimento 5 Stelle sei solo una grillina, con disprezzo, nel senso di appunto, nel senso dispregiativo del termine. E io ho voluto dire, se anche mi chiamano grillina non mi offendono, anzi lo vivo come come un complimento, diciamo. Poi è ovvio che io faccio parte del Movimento 5 Stelle, non è che esco e dico io sono grillina in quanto addetta di Grillo. Spero di essermi spiegata bene adesso, Patrick. Ho voluto solo dire che se ci dicono voi del Movimento 5 Stelle siete grillini, nel senso appunto dispregiativo del termine, non ci dispregiano affatto, ma ci fanno un complimento. Chiusa la parentesi. Adesso, se Francesco rientra, bene, se no ce ne andiamo tutti a mangiare, perché io, non essendo candidata, non vedo come potrei rispondere. Sì. No, l'unica cosa, sai cosa vedo, Silvia? Una cosa interessante. Giaduzza propone, parla della necessità che c'è di avere di una piattaforma valida dove poter inserire le idee e le proposte che vengono fatte dai cittadini e di poterle votare. A questo proposito, mi ricordo di aver parlato prima con Massimiliano di Liquid Feedback, che è una piattaforma che permette di prendere decisioni in maniera condivisa. Sì, c'è già, cioè già sul sito del movimento ci sono, no? Io l'ho visto, ci sono tutto sto, potessi mettere il link per chi non lo conosce, ma vabbè, ci si può arrivare già dal blog di Beppe, c'è scritto come iscriversi al Movimento 5 Stelle, o comunque clicchi lì, entri dentro questa piattaforma, diciamo così, no? Ci sono, che ne so, io li chiamo gli avvocati a 5 Stelle, che fanno le loro proposte e i cittadini dicono la sua. Quindi una piattaforma del genere già esiste, basta entrarci, basta trovarla. Come dice Beppe, siate curiosi. Ovvio che se uno una cosa non la cerca, difficilmente la cosa gli cade in casa. Quindi tutto questo già c'è, poi robe tecniche, robe più, io ci capisco poco, però la piattaforma già esiste. Adesso abbiamo messo pure questa cosa chiamata la cosa, quindi dove possiamo proprio, no, dal vivo confrontarci. Quindi più di questo, poi è ovvio, no? Via via, man mano che si cresce, le cose aumenteranno. Molto bello. Non avrei mai immaginato di poter, non fino a stamattina, di poter fare una chiacchierata in diretta con dei candidati al Parlamento, ed è successo piuttosto in maniera improvvisa. Quindi tanto grazie, Silvia, e alle persone che sono con noi. Ma grazie a te, Patrick. Tra l'altro vi volevo dire che quando è domenica? Domani? Con tutti questi giorni? Domani, sì. Alle 19 sto tentando di organizzare un altro video incontro con altri candidati, sempre per le circoscrizioni estere, quindi coloro che non hanno potuto partecipare all'incontro di l'altro ieri sera, credo, sì, e di lunedì, mi pare, potranno partecipare domani. Quindi invito tutti, chi fosse interessato, italiani all'estero e non, a collegarsi con noi, sempre qui sulla cosa, domani, che è domenica 10 febbraio, verso le ore 19. Io direi che possiamo chiudere, Patrick. Spero che almeno a qualche domanda che avevi in mente ti abbiano potuto rispondere i nostri ragazzi, e magari se domani sera sarai di nuovo in linea qui con noi potrai, tramite chat, continuare, diciamo. Sì, ho le idee più chiare e domani probabilmente vi seguirò dalla cosa tramite chat e proporrò le mie idee tramite chat. Esatto. Poi, ripeto, c'è sempre sia qui su
sulla cosa, sia sulla piattaforma del Movimento 5 Stelle. Ci si arriva sia dal blog di Beppe, so, lo conoscerai sicuramente, no? Hai visto, c'è il logo, iscriviti al Movimento 5 Stelle, entri da lì e lì ci sono tutti questi scambi di idee, le votazioni, insomma, i modi già ci sono. Zaduz dice che ci vorrebbe qualcosa con i sondaggi. Giada, io ti dico che ne ho fatti diversi e quindi ci sono già sul sito, non ti devi preoccupare, basta cercare un po', le cose ci sono se le cerchi, secondo me. Sì, esatto, quello che dicevo io, se si cerca le cose ci sono, già esistono. Dai, Patrick, io direi che possiamo andare a pranzo, io non so te, ma io non ho pranzo. Fame. Si vede che Francesco ha problemi di connessione, non riesce a rientrare, ma poco male, magari lo inviterò di nuovo per il video incontro di domani sera, ore 19, ovviamente ora italiana, visto che si parla di estero. E niente, ti vedremo di nuovo in chat e raccoglieremo altre domande sempre qui sulla cosa. Fulvio, se mi senti dalla regia, tesorino mio, io ti passo la linea e ci risentiamo presto. Patrick, tu sai come chiudere, come attaccare il nostro video incontro? Spengo il bottone del browser, chiudo il browser. No. Vedi che c'è la browser. Grazie. Grazie Silvia, grazie Patrick, grazie a tutti gli altri ragazzi che hanno partecipato. Grazie a te Fulvietto, a presto. Ciao Patrick. Ci ritroviamo domani, sempre qua. Ciao a tutti. Ciao a tutti, Fulvietto, a presto. Ciao Patrick. Ci ritroviamo domani, sempre qua. Ciao a tutti.